tutti, lo scopo qui era di cominciare una volta a vederci tra tutti coloro che hanno manifestato un certo interesse nell'uso delle immagini, vuoi didattico, ma vuoi soprattutto nella ricerca e di conseguenza e nella didattica che ne consegue. E quindi ragionare un po' sulla differenza tra il linguaggio della ricerca sociale, intesa in senso esteso, e il linguaggio quindi di tutte le principali scienze sociali di questo insegnate in questo dipartimento, e quello che è propriamente il linguaggio artistico. Di qui una certa di qui l'elenco degli invitati a cui anzitutto che siete un po' l'avanguardia, speriamo che altri si uniscano, che magari qualche studente presente scopra che è un bel tema sul quale fare una tesi. E di qui anche la ratio di questi interventi, che è stata esordire cercando di mettere un po' a fuoco quello che per molti di noi potrebbe non essere del tutto familiare, ossia: che tipo di ricerca fanno gli artisti? Che cosa vuol dire davvero la ricerca linguistica degli artisti? E qui ci aiuteranno Claudio Rotaloria, che è un artista di mestiere, e tra l'altro molti di voi lo conosceranno direttamente o indirettamente perché è l'autore di quell'opera che sta qui fuori e che, come dire, raffigura i colori del mare, intendendo ovviamente il Mare Nostrum, il Mediterraneo, l'immigrazione, con tanti significati molto interessanti, e anche lui ha un quadro in questa mostra da cui prendiamo le mosse. E Cristina Voto, che insegna, è una semiologa, insegna comunicazione visiva, scienza della comunicazione, un corso di laurea a molti di noi ben noto, in cui siamo anche un pochino presenti. Così, di passaggio, allora, in cui, come dire, che c'è per la sua disciplina, certamente la più vicina a parlarci della lingua, a illustrarci alcuni aspetti del linguaggio artistico. Poi seguiranno l'intervento di Luigi Gariglio, che forse tra di noi è lo studioso che da più tempo segue i temi della visual sociology, quindi sembrato. E poi abbiamo chiesto a alcuni di noi di, come dire, scambiarci con conoscenze sul modo in cui si utilizzano le immagini nella ricerca. L'augurio poi concluderà, poi cercheremo di richiamare ancora alcuni temi della ricerca. Non potremo fare la visita guidata perché temo che si faccia un po' troppo tardi, però se non si fa troppo tardi magari facciamo anche la visita guidata. Quindi Margherita ci aiuterà poi a tirare un po' le fila su alcuni aspetti e a illustrare anche alcuni aspetti di queste immagini. Allora, abbiamo tutti un quarto d'ora di tempo, abbiate pazienza, sarò molto rigido perché così potete parlare tutti, però la promessa è che se alla fine scopriamo che è stato interessante sentirci l'un l'altro, può essere stimolante. Perché no? Cominciamo a pensare a una pubblicazione sacrosanta in cui ci sono le immagini, ma ci sono anche dei testi che deriveremo dai nostri interventi e soprattutto dagli stimoli ricevuti. Questo proprio per dare senso di un piccolo percorso che vediamo se è sufficiente interdisciplinare in senso autentico che può cominciare. Purtroppo non abbiamo la Caroline Christo Bargargieff. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Allora, no, la ragione è seria, insomma, è un personaggio di grandissimo rilievo che ha una quantità di impegni incredibile, per cui alla fin fine evidentemente non è stato nell'agenda questo ulteriore impegno. Io introduco come dire, introduco brevemente il tema. Dove sta la mia? Qui. Che siamo Celeste, puoi venire su me. Torniamo qua. Andiamo a cercare il tuo. Eccolo Eccolo. qua. Ok. Dividiamo. Clicca di Eccolo sopra. qua. C'è Ok. solo una cosa Sì. carina. Intero, grazie. Allora,
piccola introduzione solo per, come dire, inquadrare un po'. Siamo tutti abituati come ricercatori a pensare, abbastanza abituati tutto sommato, a pensare le immagini come dei fenomeni da indagare, uno dei tanti, no? Nella sociologia dell'arte, la sociologia e la storia in generale della componente visiva della cultura, è questa cosa qui, no? Ecco, cominciamo. Alcune delle relazioni, penso Marzia, penso altri, ci aiuteranno a ragionare già su questo primo aspetto. Poi, alcuni ragionano su, usano l'immagine come uno strumento di indagine, no? Le origini della visual sociology sono queste: sociologi americani che utilizzavano fotografie, oppure anche antropologi che usano il film etnografico come uno dei loro strumenti di indagine, quindi immagini prodotte dai ricercatori, fisse o in movimento, o a volte anche disegni, no? Disegni della realtà. All'inizio gli antropologi facevano molti disegni, per esempio. No? Poi un terzo modo in cui usiamo le immagini è quello di utilizzarle, questo è più difficile, trovarlo come fonte, utilizzarle come fonte sui fenomeni che noi studiamo, fenomeni però distinti da quell'immagine, rappresentati da quell'immagine. Allora lì affrontiamo il tema di una rappresentazione selettiva di fenomeni prodotta da artisti, tra l'altro alcuni artisti, qui come vedete nella mostra abbiamo approfittato di artisti figurativi perché era più facile. Ma concettualmente si dovrebbe poter fare anche con gli astratti da Mondrian in su, però cominciamo a fare una cosa facile. Allora, prodotto da artisti, quindi una fonte trovata, non costruita dal ricercatore, però utilizzata dal ricercatore, non diversamente da quando, per esempio, utilizziamo le testimonianze orali per le testimonianze orali. Se questo è il punto di partenza, l'ABC, si tratterebbe per ciascuno di questi punti svilupparlo e magari aggiungerne, no? Vedremo il risultato di questo nostro confronto. Sappiamo che partiamo da due universi molto diversi, perché da un lato c'è la ricerca dell'artista che è anzitutto linguistica. Tendenzialmente l'artista esplora le possibilità di una tecnica espressiva di un concetto, riferito o meno, anche indipendentemente dal suo riferirsi a un oggetto specifico. Però per fare questo attua un processo di selezione, di interpretazione dell'oggetto, di utilizzazione delle tecniche e che processo che nel suo riferimento a una realtà è sempre polisemico, no? Oppure addirittura rinuncia consapevolmente al riferimento a qualche fenomeno reale, per ottenere un risultato distintivo e originale per una comunità di artisti e di pubblico. Ricerca sociale. Noi siamo ancorati a un rapporto fra concetto e oggetto, modellizziamo i nostri oggetti, fornendone anche noi una rappresentazione selettiva e semplificata. E lo facciamo con il nostro linguaggio, che può essere, a seconda dei casi, un linguaggio ancora verbale oppure addirittura un linguaggio formalizzato. Quindi per noi è molto importante il rapporto di indicazione che si costruisce tra un concetto, la sua misura, il suo oggetto. È importante, come dire, l'oggetto ha un peso, perché è lì che ci andiamo a scontrare quando cerchiamo la fattibilità dei nostri assunti, e dei nostri assunti anche noi inseguiamo un risultato originale e distintivo, però per una comunità scientifica. Si potrebbe dire due universi che non si vede cosa abbiano in comune perché debbano parlarsi. Forse invece può essere utile parlarsi. Perché? Perché c'è un comune denominatore. Questa faccenda che tutti, entrambe le comunità, entrambi andiamo a delle, usiamo rappresentazioni selettive e modellizzanti della realtà, sia pure in maniera molto diversa. Usiamo magari un linguaggio figurativo o il linguaggio dei concetti e degli indicatori. E attenzione, abbiamo però tutti un rapporto di significazione del nostro linguaggio, che però va da un massimo a un minimo di polisemia, ma che comunque non è univoco. In sociologia economica, che è la cosa più reificata che si possa immaginare, la studio io infatti, no? Il PIL è profondamente equivoco come indicatore di benessere e c'è una vasta discussione su cosa sostituiamo al PIL o cosa il PIL può veramente dire, no? Per dirvi che, ecco, quindi, come dire, su questa faccenda della polisemia, beh, insomma, siamo parenti, non è la stessa cosa, ma ci possiamo parlare.
Poi è vero, c'è la verità dell'artista liberamente interpretabile. Qualcuno aveva detto che è il fruitore che decide qual è l'interpretazione giusta di un'opera d'arte, che è prevalentemente sintattica, mentre si suppone che uno scienziato sociale cerchi una verità controllabile e soprattutto semantica. Però, di nuovo, la logica del controllo non è l'unica degli asserti, non è l'unica logica che noi seguiamo. Noi abbiamo anche il problema della logica della scoperta. E nella logica della scoperta, che è preliminare al controllo, quella che ti fa scoprire nuove teorie, nuovi significati, nuove interpretazioni, nuovi fenomeni, beh, di nuovo siamo in un ambito molto vicino a quel tipo di libertà interpretativa e creatività che è poi l'essenza dell'artista. Quindi, ripeto, non siamo la stessa cosa, però sono cose che si possono forse parlare, o forse no. Lo stabiliremo durante i nostri lavori. Complichiamoci la vita, questa è l'ultima slide. Varie vie, la ricerca artistica ha varie vie. Nelle prime discussioni che ho avuto con Claudio ci siamo chiesti, e lui mi ha detto: ma sei sicuro? Esiste una metodologia? Anticipo che tu direi di no, però, però anch'io come sociologo o come antropologo o come politologo posso dire che non esiste un'unica metodologia. Noi abbiamo tanti metodi, no? Che si rifanno a tanti paradigmi filosoficamente a distanze molto ampie, quanto può essere lo storicismo rispetto al neoempirismo. Quindi, di nuovo, come dire, questa è una complicazione di cui dobbiamo tenere presente, ma forse anche una ricchezza. Ed è questa ricchezza che noi possiamo poi, ci permette poi magari di fare qualche piccolo avance dalle arti figurative verso le arti astratte, che sarebbe come dire, una tappa ulteriore della nostra riflessione e della nostra utilizzazione. Allora, quindi, se questo è un po' l'aspetto logico-metodologico, credo che il nostro giusto punto di partenza sarebbe dare la parola prima a Claudio Ruttoloria e poi a Cristina Voto, che ci aiuteranno a capire in che cosa veramente consiste la ricerca degli artisti. Prego, Claudio. Intanto presento Claudio, musicista, che però è molto vicino a noi. Quando eravamo un po' giovani, adesso si lavora. Sua vita ha fatto un certo tipo di ricerca. Quanti studi? Opera che Sì, usiamo in giù, da sì, tempo. quando va. Sì, allora, buonasera, grazie. Puoi togliere la Sì, mascherina così si ci vede troviamo. meglio. Sì. Va bene, allora. Ecco, nel 2002 ho realizzato questa room installation dal titolo Equatore per il Museo di Castiglione della Plana, in occasione di una mostra che si intitolava Incontri, sei artisti contemporanei dal Piemonte, insieme a Gastini, Griffa, Mainolfi, Stoisa e Zorio. Ebbene, questa immagine, liberata dai riferimenti a quel contesto espositivo, fa parte oggi delle opere di questo dipartimento. Ecco, rispetto a queste opere, sicuramente Equatore è la meno figurativa. Ma a ben guardare, mostra, come dire, una sorta di ambiguità, in quanto lungo l'impianto geometrico del lavoro si alternano al blu che evoca mari, oceani, fotografie aeree, frammenti cioè di realtà oggettiva, visti, come dire, con uno sguardo da lontano, per citare il titolo di un'opera di Lévi-Strauss. Ecco, come tutti i miei lavori, anche Equatore quindi fa parte di un ciclo. E infatti, a partire dal 2002,
dalla fine degli anni 60, io ho sviluppato una ricerca sperimentale che si articola in cicli collegati e paralleli fra di loro, ognuno nato sempre per approfondire dei problemi che venivano fuori nel corso del lavoro. E questi cicli hanno tutti insieme la caratteristica, o aspirano, ad essere un progetto totale, con una coerenza e riconoscibilità dal punto di vista del metodo, cioè della fattura del lavoro, indipendentemente evidentemente dagli esiti formali tra loro molto diversi, insomma. Ecco, accennato a questo, all'opera che è presente in Dipartimento e all'articolazione in cicli delle mie opere, desidero ora soffermarmi appunto sugli aspetti di metodo, cioè su quell'insieme di pratiche e di processi operativi che io impiego, utilizzo nel fare il mio lavoro, no? E in questo senso lo propongo come eventuale spunto per una riflessione comune sui problemi di metodo in generale nelle diverse aree di ricerca, che tu tutto sommato hai prima anticipato, quindi direi che siamo abbastanza vicini, no? Ecco, in questa prospettiva forse la prima domanda è questa: ma esiste una metodologia della ricerca dell'arte, ecco, della ricerca artistica? Allora, diciamo che l'uso di questa espressione, nell'uso che se ne fa nelle scienze umane e sociali, non fa assolutamente parte delle esperienze dell'arte, sia dell'arte delle avanguardie storiche che anche delle, come dire, correnti attuali contemporanee. È fuori discussione che l'arte sia un processo di ricerca e di pensiero volto alla realizzazione dell'opera, ma se vogliamo trovare degli elementi meno, come dire, generici per tentare di rispondere alla domanda se esista una metodologia dell'arte, beh, allora ritengo sia necessario innanzitutto mettere da parte un largo insieme di esperienze artistiche, quelle cioè che si basano sull'idea dell'arte come libertà, su un'idea romantica ovviamente, dell'arte come libertà assoluta di espressione. Ecco. E ancora negli anni 20, nel 25 mi pare, Antonin Artaud manifestava proprio questo modo di pensare, no? Perfetto, No, grazie. però Certo. abbiamo Definendo il surrealismo come automatismo puro, col quale si cerca di esprimere il funzionamento reale del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione. Ecco, qua vediamolo portato proprio come un quasi paradigmatico esempio: ragione e dimensione immaginativa non potrebbero essere più antitetiche. Vediamo invece, consideriamo quelle ricerche aniconiche che a partire dagli anni 40-50 si sono innestati nel corpo del insomma, nel filone del costruttivismo, Mondrian, De Staël e Bauhaus. Ecco, queste aree di ricerca invece sono caratterizzate proprio dall'aspirazione alla razionalità e dal confronto con la scienza. La geometria in questi casi, in queste ricerche, diventa centrale e il suo uso presuppone l'impiego, la definizione proprio di procedimenti operativi, una serie di criteri altrettanto operativi, cioè insomma la presenza di un metodo di lavoro. E in questo senso, quindi, regole della ragione e
quindi regole combinatorie derivate da principi matematici, leggi della visione, Gestalt e compagnia, modelli in generale, modelli della scienza, fanno parte degli strumenti di volta in volta usati da quegli artisti, no? No, non va avanti, non procede. Eccolo qua, era lieve, troppo lieve. A questo punto però viene da chiedersi che queste procedure strutturali, quindi, che sono organizzate appunto che si organizzano attraverso criteri, regole matematiche derivate dalla logica, eccetera, non autorizzano però di per sé all'uso, come dire, automatico dell'espressione metodologia della ricerca artistica. Infatti, se si esclude una parte, un settore di queste ricerche, diciamo quelle più a dominante strutturale, costruttiva, penso ad esempio all'arte ottico-cinetica, all'arte programmata, ecco, ambiti nei quali la chiarezza di metodo sembrerebbe assolutamente fondamentale per la realizzazione di un'estetica strutturale. Dicevo, se studiamo quegli ambiti di ricerca, il sospetto è che più che di una metodologia della ricerca artistica in senso proprio, si debba parlare di procedure operative di realizzazione dell'opera, cioè di tecniche, no? E quindi, per concludere questo tentativo di risposta in negativo alla domanda metodologia della ricerca artistica, direi che è opportuno che l'uso di questa espressione si accompagni di volta in volta alla verifica concreta delle, caso per caso proprio, delle sue condizioni reali di esistenza e di operatività, e non darla per scontata una volta per tutte. Ed è in questa prospettiva, e con questo spirito, insomma, che adesso procedo ad illustrare ecco, grazie, come dire, gli elementi del mio lavoro. Occupiamoci di uno di questi nuclei di cui avevo accennato prima, che sono le superfici a interferenza luminosa, lavori che ho iniziato negli anni 60, nel 68, ed è evidente un lavoro sulla superficie, intesa come estensione di elementi semplici, modulari, in aggetto sul piano dell'opera, che hanno un orientamento, un'inclinazione determinati. Questi elementi basici, diciamo, sono costitutivi della superficie, la quale quindi diventa, è da intendersi come totalità strutturale. Ogni elemento, ogni modulo è in rapporto con gli altri moduli, con i quali intrattiene una relazione sistematica in divenire, di forme circolari, quadrate, rettangolari, anche di piccolissime dimensioni. Questi moduli costituiscono l'intera superficie e danno appunto luogo a questi effetti particolari. Questi moduli sono ottenuti con il taglio e il sollevamento del cartoncino, che lascia intravedere il colore di fondo. In altri casi, invece, come nell'opera di destra, il modulo viene retrodipinto, retrocolorato di fluorescente e applicato sul fondo, diciamo, intonso dell'opera, e così questo produce un effetto di aura e di rifrazione cromatica. In entrambi i casi il modulo assolve la funzione di un dispositivo sensoriale, capace di trasmutare il dato fisico della superficie in un campo di accadimenti psicofisici percettivi. Siamo proprio in un discorso di fenomenologia dell'opera, insomma, che poi tutto sommato interessa a questo tipo di esercizi, di correnti e di modalità di lavoro. Ecco, in questo senso, quindi, l'arte, come dire, l'opera diventa appunto un campo di accadimenti.
adesso qua mi blocco perché c'era, dovevo forse passare, ecco, uno degli elementi, ho accennato prima, infatti, non veniva l'immagine, allora qua mi sono bloccato. Uno degli elementi fondamentali nel mio lavoro è appunto questo, il concetto di orientamento. Avevo già citato prima l'orientamento del modulo, infatti, analogamente all'importanza assunta nella storia dell'uomo, l'orientamento ha un'importanza fondamentale nella pratica della mia ricerca, in quanto determina l'assetto strutturale dell'opera. Articolato in senso orario, nelle sue quattro componenti, di sinistra, destra, alto, basso, questo orientamento consente di assegnare il posto a ciascun modulo. Quindi capite che è la base proprio della mia organizzazione delle cose. E assegna questo posto in base a delle regole, a dei criteri logici adottati. Le soluzioni essenziali, elementari, diciamo, di combinazione che questi quattro orientamenti possono dare sono 24, ma in realtà possono essere infiniti e variano in ragione dei criteri che si adottano, che io adotto, in funzione dell'effetto specifico che voglio ottenere in un'opera. E quindi in questo senso noi abbiamo come dire, una sorta di duttilità. Io la sottolineo questo aspetto di duttilità perché mette al riparo, cioè la duttilità di queste combinatorie, no? Perché mette al riparo appunto queste procedure dalle critiche di autoreferenzialità e di chiusura che di solito vengono mosse alle procedure combinatorie. Ma non è così, nel senso che invece questa struttura elementare di orientamento mi consente proprio di operare delle scelte tra alternative possibili e quindi altrettante esclusioni, che aprono ad altre scelte e ad altre esclusioni, possono anche comprendere come dire, interventi soggettivi miei, purché siano chiariti e sempre seguiti. All'interno di una cornice di regole, di limiti e di contraindi, di costrizioni che moltiplicano la libertà creativa. Allora uno potrebbe dire: ma come? Parli di limiti, regole, costrizioni e parli quindi come moltiplicatori della realtà, della libertà creativa? Ecco, in questo caso ci viene in soccorso la letteratura. Con l'esempio importante per noi rispetto a questo discorso, dell'Olipo che sta per opificio di letteratura potenziale, creato negli anni 60, nel 60 a Parigi da un matematico, Le Lepien, a cui aderirono artisti come Marcel Duchamp, matematici ovviamente, e scrittori come Perec, Quesnot e Calvino. Tutti avevano come obiettivo quello di studiare le potenzialità creative a partire da contraint, da limiti, da regole, via dicendo. Gli effetti sono noti a tutti, quindi direi non è il caso di sottolineare e rivendicare l'importanza creativa di una procedura combinatoria. Ritorniamo alla nostra superficie, la quale come campo di permutazioni, trasformazioni, variazioni, possibilità, è quindi un sistema di trasformazioni che mette in relazione tutti gli elementi tra di loro, che sono il colore, la forma, la direzione, l'orientamento, il motore, quando nelle opere c'è anche nei miei lavori c'è anche il movimento, eccetera, eccetera. Qua noi vediamo, ad esempio, un'opera che si compone di 36 elementi. Suddivisi quattro colori della superficie per otto colori di fondo. Ogni elemento è composto di 256 moduli con un orientamento ABCD. È chiaro che se noi cambiamo uno di questi fattori otteniamo dei
dei risultati diversi. Perfetto, grazie. Eccolo qua. Qua abbiamo nel dettaglio l'immagine di prima, corrisponde all'immagine di prima. Ecco, se noi ad esempio viviamo nell'intervallo che separa un modulo dall'altro, nella realtà ovviamente, c'è un ininterrotto mutamento delle condizioni percettive, che è assolutamente impossibile prevedere e avere in mente nella fase di progetto. Quindi questo è già uno degli elementi, degli effetti delle combinatorie e via dicendo. Sostanzialmente l'opera si presenta come una superficie in continuo mutamento, appena si verificano delle condizioni di percezione diversa. Tradotto diversamente, potremmo dire che il campo fisico, dell'opera, in virtù di questo relativo, di questa tridimensionalità, anche se relativa, diventa un dispositivo sensoriale che attiva tutta una serie di risposte, come dire, emotive, emozionali, sensibili, sensoriali, cognitive, in presenza di certi fattori, quali la luce e le condizioni dell'ambiente, la presenza dello spettatore, il suo movimento, perché traguarda l'opera da angolazioni sempre diverse, eccetera. Per cui l'opera, frutto di elaborazioni, di permutazioni, eccetera, diventa un'occasione per un'esperienza estetica molteplice e mutevole sempre. Io avrei terminato, mi Perfetto, soffermerei solo concluso. in sintesi, per ricordare gli aspetti essenziali, insomma, del mio procedere, che sono la superficie e una totalità strutturale. Il posto di ciascuno è determinato da procedure combinatorie, la struttura elementare di orientamento è quello che consente di determinare queste permutazioni. Quindi la superficie è una totalità strutturale che proprio per questo è anche un sistema di trasformazioni. Dal punto di vista invece, questo, come dire, dal punto di vista operativo e fenomenologico, se vogliamo, dal punto di vista invece della sua ricezione, la superficie, l'ho detto, per sua natura tridimensionale, è un dispositivo estetico spazio-temporale che attiva tutta questa serie di risposte in presenza di certi fattori, lo spettatore, eccetera. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie per Grazie. un bellissimo esempio di che cosa è un algoritmo. Allora, la parola a Cristina Voto ci porta dal punto di vista semiologico. Grazie. Prego. Ecco, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Beh, anzitutto un ringraziamento per l'invito. Ma l'avevo Condividiamo. già, certo, sì, va bene. E magari, come dire, in cambio della generosità di questo invito, faccio una piccola precisazione. Io insegno comunicazione visiva alla laurea magistrale in comunicazione e cultura dei media. Sono assegnista di ricerca presso un progetto IRC che si chiama FACES, che è un acronimo che sta per Face Aesthetics in Contemporary Technological Societies. Inoltre sono curatrice della Biennale di Immagini in Movimento di Buenos Aires. Infatti io sono tornata a vivere in Italia da un anno, ho vissuto negli ultimi 11 anni in Argentina e lì mi sono dedicata sia alla docenza nell'Università Nazionale del 3 de Febrero in una laurea magistrale in arti elettroniche e poi appunto continuo a dedicarmi alla curatela e nella Biennale di Immagine in Movimento. Quindi cercherò anche con questo mio intervento di, insomma, come dire, di tenere assieme tutte queste dimensioni e ringrazio moltissimo l'intervento che mi ha preceduto perché
E l'ho trovato incredibilmente interessante dal punto di vista semiotico. Avessi saputo di avere un gancio così squisitamente, come dire, semioticamente interessante, avrei sicuramente pensato un altro intervento, invece purtroppo ho dovuto pensare di testa mia. Vorrei iniziare questo mio intervento da un piccolo spunto etimologico, perché insomma, l'etimologia della parola ricerca ci conduce al latino circum, che significa attorno, intorno, da cui poi anche il tardo latino circum è cercare, ovvero andare intorno. La parola cercare, quindi, con l'aggiunta del prefisso intensivo ri, indica la perseveranza dell'azione volta verso l'andare intorno. L'attornio, il contornare, il circoscrivere, insomma, l'abbracciare qualcosa, con il rischio talvolta di non riuscire a contenere l'oggetto con solo due braccia e la necessità di ricorrere a ulteriori protesi che assicurino la nascita, l'installarsi di una spazialità affinché possa diventare un territorio, un al di qua con cui riconoscere un al di là. Quindi cercare o ricercare qualcosa significa letteralmente delimitare con un cerchio, circoscrivere, abbracciare uno spazio, un ambito entro cui far confluire lo sforzo, entro cui canalizzare le energie in modo da evitarne la dispersione, e un ambito con cui ottenere una nuova territorialità significante. Credo che insomma, l'intervento che mi ha preceduto lo spiegasse con ancora più poetica. Ecco, per esempio, in questo insomma, potente e suggestivo quadro di Van Gogh, no? La Ronda dei Ricercati del 1890, l'andare intorno. Mi spiace che l'animazione abbia, come dire, coperto. Vabbè, non importa. L'andare intorno del gruppo dei carcerati, nello spazio angusto, no? E ristretto del cortile, sembra costruire una spazialità altra, a cui siamo anche invitati ad accedere, uno spazio centipetro, una territorialità centripeta, un mulinello di corpi in movimento da cui si liberano, ed ecco lì, volevo farvi l'effetto sorpresa con l'animazione del zoom in, le due farfalle bianche, leggere e in volo nonostante la condanna biopolitica. Quindi il detto: chi cerca trova, o forse chi ricerca trova, potrebbe forse essere tradotto con l'espressione chi fa e chi continua ostinatamente a fare dei cerchi, quindi chi attornia, chi circonda il suo ambito di ricerca, ottiene maggiori possibilità di trovarsi tra le braccia e sott'occhio, quindi in una dimensione aptica, un oggetto su cui lavorare, un al di qua da abbracciare, osservare e malleare. La storia dell'arte e della ricerca artistica sono attraversate da moltissimi cerchi, storie morfologiche dalle più variegate significatività e interpretazioni. C'è una storia che ha quasi il sapore della leggenda e che mi è sempre stata molto simpatica, che sicuramente conoscerete tutti voi, una storia dove il cerchio diventa il referente di un abbraccio, di qualcosa che lega. Si narra che Papa Bonifacio VIII, nell'atto di bandire il Giubileo del 1300, fosse alla ricerca di un artista a cui commissionare il proprio ritratto e che gli fosse stato suggerito il nome di Giotto di Bondone, il quale si era già insomma distinto per gli affreschi di San Francesco di Assisi o per il crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze. Durante l'incontro, Giotto, per dar prova delle proprie abilità, disegna un cerchio su una tela. Un gesto semplice, ma perfetto, che bastò a Bonifacio VIII per comprendere le qualità dell'artista e per abbracciarne quindi la produzione. Penso poi ai cerchi descritti da Bruno Munari nel suo bellissimo saggio del 1964, Il cerchio, agli studi di Vasilij Vasilievich Kandinsky, ai motivi circolari che ricorrono in molteplici opere, in tutte le epoche, in tutte le latitudini. Nelle nostre poi di latitudini, la figura circolare è stata capace insomma, di rappresentare le più diverse isotopie della perfezione divina. Nella geometria sacra il cerchio rappresenta Dio, la perfezione umana. Pensiamo all'uomo vitruviano che è diagrammato in una serie di cerchi, e
Ma il cerchio è anche il simbolo per eccellenza del progresso, dell'evoluzione tecnologica. Ne un esempio, per esempio, appunto, I dischi nella città di Fernand Léger, un'opera del 1920, dove la promessa febbricitante della modernità diventa cerchio, si materializza nel disco, un dispositivo alimentato dalle interazioni e dalle convivenze tra uomo e macchina. Dischi e ingranaggi fanno della e nella città una superficie pulsante, senza punti di convergenza, uno spazio liscio, una nuova spazialità meccanica, dove la figura umana, anche qui c'era l'effetto animazione zoom in che non ha funzionato, però dove la figura umana appare in continuità morfologica con l'ambiente macchinico che la circonda. Quindi, al di là di queste suggestive storie, riflettere sul carattere circolare che è proprio della ricerca, perché attorna, abbraccia e fa cose, anzitutto produce oggetti di ricerca, riflettere quindi su questi cerchi che ci legano e ci tengono assieme mentre fanno cose, fanno oggetti, mi serve per imbastire una prima messa in relazione. Lì dove la ricerca artistica costruisce lega, abbraccia attraverso linguaggi, no? Per esempio nelle opere in catalogo. Insomma, di questo bell'evento ne avevamo di vari che si presentavano a noi attraverso la smaterializzazione del digitale, però insomma c'era il linguaggio pittorico, quello grafico, quello tessile, quello dell'installazione. Quindi, se da una parte la ricerca artistica costruisce, lega, abbraccia attraverso i linguaggi, la ricerca sociale lega, abbraccia nella sempiterna, inarrestabile e infaticabile ricerca di una relazione tra un oggetto e il suo referente. Una ricerca che implica e richiede sempre una mediazione, una traduzione, un'immagine capace di fare cerchio, di marcare un territorio e di mettere in prospettiva. Così intesa, la ricerca, un'attività che segna dei cerchi, degli immaginari che legano grazie a un esercizio di figurazione collettiva, con cui tradurre e progettare il sociale, può diventare la ricerca delle responsabilità collettive che porta alla costruzione del tessuto sociale. Una ricerca marcata, dove chi costruisce, chi fa i cerchi, assume il ruolo di garante della circolarità e diventa quindi intercessore della reciproca intelligibilità dei discorsi e delle traduzioni tra oggetto e referente, andando oltre la superficie per rivelarne la posizione politica, il terreno comune, l'abbraccio. Una ricerca marcata è quello che esibisce un'immagine specifica, per cui può essere identificata e riconosciuta rispetto ad altre ricerche che non posseggono questa caratteristica marcata, in modo tale che l'assenza di quella marcatura diventi più significativa della presenza. Sebbene possa sembrare il contrario, spesso è la ricerca non marcata a costruire la norma, a determinare lo spazio comune. E il non marcato è il modo del potere, come ci ricorda il semiologo e appassionato d'arte, ahinoi recentemente scomparso, Paolo Fabbri. La forza e la potenza del senso della ricerca non stanno nell'opposizione fra referenti aventi qualità opposte, banalmente, maschile versus femminile, dentro versus fuori, nero versus bianco, buono versus cattivo, quanto nella messa in relazione fra un referente di ricerca non marcato e indeterminato, cioè non legato, non mediato, non tradotto, e un referente che fa la propria referenza perché si lega e si staglia di fronte. Come l'Angelus Novo di Cli, quest'opera straordinaria del 1920, che rende manifesto un immaginario marcato sul presente attraverso un'immagine, e cito, dagli occhi spalancati, la bocca aperta e le ali distese, come scrisse Walter Benjamin nella sua celeberrima lettura dell'opera. Un angelo che si stacca dal resto, che si stacca dai detriti della catastrofe e dal resto degli angeli e che avanza sottolineando la propria differenza. O come l'immagine di Angela Davis, creata nel 2007, dal titolo Power and Equality, un altro angelus novus, o forse sarebbe il caso di dire un non angelo,
non me ne voglia Angela, no? Anche se per un solo momento e per causa della sequenzialità linguistica l'ho accostato a una figura angelica, ma una forza, una potenza della storia che è stata capace di avanzare, di mettere in prospettiva la propria differenza e attraverso quella marcatura di tenderci un abbraccio in quanto donne, ma soprattutto in quanto identità intersezionali, fatte di molteplici e dispositiviche stratificazioni biopolitiche, quindi non solo quella di genere, chiaramente, ma anche quella etnica, quella di classe, quella legata all'età, all'abilismo. Shepard Fairey, che è l'autore, altrimenti conosciuto come Obey, si fa conoscere all'inizio degli anni 90 attraverso una campagna di stickers con cui tappezzò le strade di Providence, nello stato di Rhode Island, negli Stati Uniti. Questi sticker ritraevano il volto del wrestler francese André the Giant. E proprio in chiusura a questo mio intervento, vorrei farvi riflettere su un'ultima dimensione circolare, un'ultima messa in prospettiva, un'ultima traduzione marcata tra ricerca artistica e ricerca sociale. Quella che ha per oggetto il volto, in quanto abbraccio, quindi ricerca, di ogni individualità e perende, scusatemi, di ogni alterità. Come ci insegna Manuel Levinas nel suo saggio Totalità Infinito, possiamo riconoscere nel volto umano la figura con cui abbracciare, ovvero ricercare, l'alterità. Il volto non è mai però pienamente afferrabile e allo stesso tempo si presenta come sempre ineffabile. Ma è grazie al volto che troviamo l'infinito che rappresenta e che incarna ogni soggettività. E allora il volto di Angela Davis, attivista, filosofa, politologa, è rappresentata nell'opera di Fairey attraverso la circolarità del ritratto di una donna che ha fatto della sua stessa vita e della sua stessa condizione esistenziale l'oggetto della sua ricerca. È la sua vita ad essere la base della sua ricerca. E Shepard Fairey ci restituisce questa differenza, questa dimensione marcata della ricerca, in una traduzione di codici linguistici e visivi che hanno la forza comunicativa della street art, ma allo stesso tempo evocano in una serie di isotopie tra il mitico e l'iconico delle forme precise, i monili, la chioma, i motti del movimento afroamericano. E allora in chiosa vorrei solo aggiungere che il rapporto fra le due ricerche, quella sociale e quella artistica, non è solo fecondo, ma è anche nutritivo e reciproco. Lì dove la ricerca artistica progetta e pensa delle forme marcate, la ricerca sociale ha la responsabilità marcata di metterle in prospettiva e realizzarle nel tessuto sociale. Grazie. Grazie molto. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie per le due presentazioni, non c'è la mia presentazione, ce n'è bisogno, io faccio una piccola riflessione perché poi appunto ci sono molti esperti e esperte che dopo di me parleranno più nello specifico, forse presentando anche immagini, eccetera. Ma mi sembrava intanto interessante questa prima riflessione, quest'ultima riflessione, diciamo, nel rapporto tra arte e scienze sociali. Ci sono molte cose che si possono dire, ma adesso diciamo questa in qualche modo commistione è sempre più presente, ma peraltro già in tempi lontani, insomma, ne ha parlato sia Max Weber sia più recentemente Becker in particolare ha proprio scritto del rapporto tra arte dei mondi dell'arte, ha scritto del rapporto tra fotografia e sociologia, ci ha ricordato che fotografia e sociologia sono nate tra l'altro, come dire, come data, simbolo, 1839 allo stesso tempo. Le risposte sono i legami, i rapporti sono molti, sono intensi. Becker era un jazzista, amava la marijuana, anche lui era un proto, anche autoetnografo. Quindi utilizzava delle pratiche che mettevano al centro la soggettività dello studioso, in quel caso un uomo, e
e in qualche modo così facendo importavano un modello anche metodologico, adesso che inizia un po' a entrare anche nei mondi accademici italiani, che è quello dei cosiddetti metodi creativi o metodi art-based, ma mancano gli artisti, quindi io direi più metodi creativi, no? Che sono un campo, insomma, dei metodi qualitativi. E ci sono molte persone che arrivano, diciamo, al mondo dell'accademia, della ricerca sociale, in questi campi, che in qualche modo hanno percorsi precedenti differenti. Io penso appunto anche a Cecilia Pennacini, la sua esperienza anche in Rai, per esempio. Penso a me stesso, insomma, che prima di diciamo, entrare, grazie a come dire, sollecitazione di Carlo Marletti, che mi conobbe come suo tesista, conosceva un po' il mio lavoro di fotografo, mi invitò a iniziare a indagare diciamo, sociologia visuale, di cui nessuno sapeva ancora molto, diciamo, perlomeno nella nostra università. C'erano già esperienze passate importanti, insomma, che avevano invece coinvolto autori che andavano, come dire, soprattutto, diciamo, Mattioli, ma poi anche nella sociologia, intendo dire, poi in antropologia ci sono molti altri studi precedenti. Ma ecco, un aspetto importante è quello di che c'è una contaminazione molto forte, io credo, tra il modo di guardare il mondo e anche tra l'approccio metodologico degli approcci sociologici, non solo quelli qualitativi e gli approcci artistici, come ci ha ricordato appunto la persona che ha iniziato, l'artista che ha iniziato questo intervento, questo incontro. Lui ha detto che insomma, metteva un po' in crisi la dimensione della metodologia. La metodologia è lo studio dei metodi, quello che tu, se ci diamo del tu, hai fatto metodologia, cioè hai ragionato sui modi in cui intendi le tecniche, no? Se parliamo invece di metodo, il metodo è un insieme di tecniche, come dire, una strada, un percorso che mette in sequenza delle tecniche, e questa eterogeneità di tecniche che tu, a cui tu facevi riferimento nel campo artistico, certamente esiste anche nel campo della metodologia, delle ricerche sociali, nei diversi campi, in particolare nella ricerca qualitativa, nella ricerca art-based, ma non solo, e anche, come dire, questo confine, questo confronto molto stretto. A me pare importante però domandarci, diciamo, se esiste una specificità e se esiste, se è una novità, insomma, l'importanza che le immagini hanno nella scienza. Cioè, noi ce ne occupiamo oggi come se stessimo parlando di cose nuove, in realtà, insomma, come ci dice benissimo, in realtà, Elisa Vignante nel suo testo, manuale di geografia e ricerca visuale, di La Terza, per esempio nella geografia, non nella geografia contemporanea, ma nella geografia classica, le immagini, evidentemente le mappe, i disegni, sono presenti da sempre. Nella sociologia, e nei lavori quantitativi, le tabelle sono immagini, i grafici sono immagini. C'è sempre una traduzione di un linguaggio che si compone di parole, di immagini, di suoni. La parola, le lezioni sono parola, sono voce, no? Quindi c'è sempre una dimensione che, su cui stiamo parlando di immagini o di pratica artistica, quindi non solo di immagini, di incorporamento, eccetera. Quindi mi viene da pensare che le immagini sono presenti da molto tempo all'interno della scienza, delle scienze dure, e questo è interessante, se vogliamo è paradossale, cioè le immagini entrano nella ricerca scientifica nelle scienze dure, poi entrano da subito nella storia, ma da subito intendo dire quando i greci scrivevano dei persiani, studiavano i monumenti come fonti. Quindi addirittura dei manufatti, neanche solo delle immagini, ma anche delle immagini. Quindi, come dire, migliaia di anni che le immagini sono oggetto di studio. Quando nascono, quando sono inventate le immagini fisse, diventano immediatamente, come dire, innanzitutto si diffondono, cioè rispondono a un'esigenza, nascono per un'esigenza sociale, rispondono a un'esigenza sociale, ma rispondono anche a un'esigenza, come dire, di controllo sociale. Vengono quasi subito impiegate le immagini per disciplinare, per controllare, per la biopolitica di cui si parlava.
in qualche modo ciò avviene insieme alle grandi spedizioni americane alla conquista dell'Ovest con le immagini, con i primi ricercatori, ovviamente con i missionari, quindi con chi aveva la verità rivelata, chi aveva la verità scientifica, che allora era considerata ancora un po' quasi come fosse rivelata anch'essa, no? Uno stampo molto positivista, e si legavano per comprendere una realtà che però veniva costruita attraverso una metodologia e un approccio che dava, come dire, una giustificazione, anche uno scientismo, un apparente velo di scientificità, ma che spesso in realtà, come dire, in questi discorsi, in queste pratiche, in queste immagini e nei discorsi che sulle immagini si facevano, che le immagini accompagnavano, c'era anche, molto di ciò che ci doveva essere, di ciò che veniva inscritto in queste immagini in qualche modo. Quindi le immagini spesso erano poi raccontate con le parole, decriptate con le parole. No, qui un aspetto importante, interessante, è quello di considerare un po' le immagini da un punto di vista appunto semiotico, quindi una lettura colta, precodificata attraverso un linguaggio che ci dice cosa devo vedere nelle immagini e un utilizzo nelle scienze sociali, dove io le immagini le impiego come esca, come strumento capace di aprirmi infinite letture. E a me di quella polisemia delle infinite letture, come dire, trovo il fascino dell'uso nella sociologia e trovo anche il fascino come autore, perché quando Mario, quando, scusate, Mario, un'altra persona, quando Carlo Marletti, quando, lo stesso anno in cui iniziai a fare, feci il primo seminario di sociologia visuale, mi acquistarono le prime foto al Museo di Arte Contemporanea di Amsterdam, Stedelijk, il mio progetto dei ritratti in prigione, fatto in 40 carceri in molti paesi europei. E in quelle immagini io vedevo delle cose. Quando mostravo le immagini, quando ho mostrato le immagini per i progetti invece, diciamo, di ricerca sociale, chiedevo alle persone nelle carceri, mi ricordo un'occasione a Nisida, di leggere questa immagine dei ragazzi figli di detenuti. Vedevano ovviamente ciascuno tutt'altro, cioè inscrivevano in quell'immagine dei significati che non erano i significati che anche io avevo un po' con il mio preferred meaning di Stuart Hall, avevo inscritto in quello. Io volevo dire delle cose, come quando il prossimo autoscrive forse vuole dirci delle cose, ma quando noi leggiamo, poi leggiamo delle altre cose. Quindi questa lettura esperta, codificata, come dire, un po' egemonica, e altre letture possibili, no? Quindi questi mi sembrano degli aspetti abbastanza interessanti che in qualche modo legano anche la pratica artistica nella produzione e nel consumo alla pratica sociologica e alla pratica della ricerca sociale, scientifica, per come intendiamo oggi il termine scientifico, che anch'essa presenta delle conoscenze ma richiede una lettura, richiede una lettura che ha una posizione, che appunto è ovviamente intersezionale e dove intervengono in questa lettura molte dimensioni, compreso come dire, il contesto. Un aspetto importante che mi sembrava utile sottolineare, così come quadro d'insieme, è che in questo dipartimento, insomma, ci sono appunto persone come Pennacini, diciamo, che ha scritto Filmare le culture nel 2005, ovviamente immagino richiamando qualcun altro che ha scritto Scrivere le culture, abbastanza, una coppia abbastanza nota, diciamo, in antropologia e non solo. Elisa Bignante ha scritto Geografia e ricerca visuale. Io nel 2010 avevo scritto un testo per la rassegna italiana di sociologia, per la prima volta entrava il visuale nella rassegna italiana di sociologia sui visual studies, ma poi ci sono lavori anche di persone che non abbiamo coinvolto, come Mancosu e Bobba, che hanno usato l'intelligenza artificiale per lavorare sulle immagini, per ricostruire in modo automatico, come dire, il genere, l'età, in qualche modo il sesso, apparente l'età, per studiare i social network. Non avendo questi dati, loro cercavano in qualche modo di studiare dal punto di vista quantitativo, sociologico, i post postati, siccome non c'erano i dati delle persone che avevano postato, hanno utilizzato, come dire, degli automatismi, delle logiche mediate all'intelligenza artificiale. E poi ci sono, insomma, tante persone, c'è appunto ovviamente Renato Rivaldi con lavoro sugli ex voto. E allora qui vediamo, ci sono. Cosa si può fare con le immagini? Diciamo, cos'è che le scienze sociali in generale, poi le varie discipline in modo ciascuna differente, con diverse prospettive, fanno? Per
Fondamentalmente a me pare due cose, questo ce lo dicevano già Faccioli e Lo Sacco nel loro manuale di sociologia visuale, prima ancora in quello di Cipolla, ma di Cipolla non bisogna parlare, quindi non lo diciamo. Lo Sacco è perché insomma, così, che ci dicono che fondamentalmente quello che si fa con le immagini è una sociologia con le immagini, una sociologia sulle immagini. Lo stesso credo si possa dire abbastanza in antropologia, in geografia, eccetera. Con le immagini che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che io uso le immagini semplicemente come un ulteriore strumento, attrezzo nella cassetta degli attrezzi. Molte tecniche differenti, ma tutte in qualche modo ci servono per studiare il mondo là fuori, esattamente come si fa con l'intervista, col focus group, con l'autoetnografia, con lo shadowing, con tante altre tecniche. In tutte queste tecniche si possono incorporare le immagini, nell'intervista diventerà una fotostimolo a fianco alle domande verbali, ci saranno quelle iconiche, nell'osservazione partecipante sarà un'etnografia visuale. I diari sollecitati, i classici, possono diventare una fotostimolo, quindi io presento le immagini, oppure chiedo alle persone che partecipano di produrre delle narrazioni con dei testi, possono essere libere, possono essere immagini fisse in movimento, eccetera. Oppure, invece di essere una cassetta degli attrezzi, invece di essere degli strumenti nella cassetta degli attrezzi, le immagini possono essere esse stesse, l'oggetto dello studio, quindi in qualche modo sociologia delle immagini. E in questo caso, appunto, al contrario di quello che fa, ma non al contrario nel senso che c'è un'opposizione, c'è una complementarietà, no? Con la semiotica, c'è una possibilità di conoscere una conoscenza di senso comune delle immagini, che è anch'essa mediata, incorporata, culturalmente in qualche modo legata a modi di vedere il mondo, a modi di leggere la realtà. Una stessa immagine produce reazioni molto, molto differenti, in base alle persone alle quali io la posso presentare. Questa distinzione, peraltro, tra usare le immagini come strumento di ricerca e le immagini come oggetto di ricerca, anche qui le immagini come oggetto di ricerca hanno anch'esse, sono dei classici importanti, sono Goffman con Gender Advertisement, per esempio, giusto per citare un grande padre, ma anche ovviamente Bateson e Mead, in Balinese Character, quindi due antropologi, anzi Goffman si ispira in realtà poi a questi antropologi che usano le immagini. Usano le immagini, studiano le immagini, in quel caso, nel caso dei due antropologi, in realtà si tratta di immagini che loro stesso producono, sia fotografie sia video. Nel caso di gender advertisement di Goffman, invece, si tratta proprio dello studio dei genderismi, aveva già fatto in altri lavori precedenti, in cui studia le rappresentazioni della donna nelle pubblicità. Insomma, e racconta una serie di ricorrenze, c'è una modellizzazione delle retoriche visuali applicate alla rappresentazione della donna. Adesso è diventato quasi uno stereotipo anche questo tipo di lavoro molto interessante. Io l'ho fatto, per esempio, sulle immagini dell'erotizzazione nelle immagini della politica. Ma insomma, ci sono molti lavori di questo tipo che sono però piuttosto, mi pare, interessanti. Un altro aspetto interessante, mi pare, è che le immagini entrano in realtà in tutti i campi della metodologia, nelle scienze sociali, nei metodi quantitativi, in quelli qualitativi, forse un po' di più, in modo soprattutto più consapevole, in quelli creativi, in modo ancora più consapevole, perché lì spesso le persone che praticano la ricerca la fanno dopo aver avuto un'esperienza, come dire, se non artistica, quantomeno di studio dell'arte, quantomeno di insegnamento. Io ho insegnato, per esempio, per tanti anni fotografia contemporanea, sia all'OIED, poi in Accademia, anche in Olanda, eccetera. Allora lì si riescono a, come dire, a cercare di creare dei collegamenti. Vado in fretta, cerco di andare anche a concludere. Altre due dimensioni che mi paiono interessanti per comprendere la grande varietà di cose che potremo poi vedere nei prossimi interventi. Una è il fatto che le immagini, ovviamente, col processo della digitalizzazione, quindi immaginiamo l'app con la digital sociology, in qualche modo entrano, come ovvio, insomma, nella vita quotidiana, ci è chiaro, ma è abbastanza interessante immaginare anche solamente due cose. Twitter nasce per essere un social che funziona solamente con le parole e poi si deve adeguare ad accettare le immagini.
uno dei social che adesso funziona di più è Instagram, e di fatto usa praticamente solo le immagini, quelle fisse. L'altro che lo sta, come dire, cercando di sopravanzare, che TikTok usa solo, chiamare video, insomma, comunque usa delle immagini in movimento di vario tipo. Questo per dire, le immagini sono effettivamente ovunque. Abbiamo come dire, una sovraesposizione alle immagini, e questo crea un problema per chi fa ricerca con le immagini, perché si pensa che non serva la competenza. Cioè, no, io lo dicevo in accademia quando insegnavo, queste persone arrivavano a 20 anni, insegnavano, iniziavano a studiare fotografia e dicevano: bene, voi siete al primo anno dell'asilo. Cioè, voi non sapete nulla. All'asilo iniziano a dirti come si fa la A, come si fa la B. Voi fino ad adesso non avete avuto nessun contatto con la fotografia, con le immagini, con l'arte. Quindi con l'arte forse sì al liceo, perché ho fatto il liceo, ma insomma sicuramente non con la fotografia, io insegnavo fotografia. È difficile accettare, c'è questa distanza tra il senso comune, la pratica di senso comune, la costruzione dell'immaginario, la competenza tecnica, ma soprattutto, perché quella, come dire, un po' i fotoamatori, no? Ce l'hanno sempre avuta, la competenza culturale. C'è la libreria del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, che è l'unico di Milano, insomma, che è l'unico museo nazionale di fotografia contemporanea, che ha sede in Triennale e a Cinisello Balsamo. Quel museo ha una biblioteca che è grande come un piano della Bobbio, solo di testi di fotografia. Incredibile, incredibile. E non si sa neanche che esistano. Io tutti i miei lavori fotografici non li posso neanche mettere nel CV, per adesso, magari tra qualche tempo sì. Tutto quello che fai in quel contesto, come deve essere un po' nascosto, perché anche se il lavoro di ricerca che io facevo, quando lavoravo in un carcere stavo dei mesi, e quel lavoro è durato quasi 10 anni, un lavoro veramente molto lungo, mentre i lavori, quelli scientifici che facciamo adesso, andiamo in due reparti ospedalieri per 15 giorni e poi scriviamo il paper. Quindi è interessante, no? Anche le pratiche, la retorica della pratica scientifica, la competenza, eccetera. Un'ultima cosa che mi sento di dire, poi davvero sto zitto perché devo chiudere, è questa. Ci sono queste pratiche, le pratiche possono essere anche quelle visuali, insomma, da soli, patentino o collaborativa. A me pare che questo sia un punto importante. Le pratiche artistiche, la visual sociology, visual anthropology, visual geography, eccetera, hanno dato voce alle minoranze in senso ampio, hanno dato la possibilità alle persone di autoraccontarsi, hanno aperto la strada anche agli approcci autoetnografici con le immagini o senza le immagini, e questo credo che sia stato, come dire, un momento estremamente importante, che ci racconta anche come appunto la pratica artistica e la pratica di ricerca sociale in qualche modo possono essere combinate, possono anche in qualche modo viaggiare fianco a fianco anche nella ricerca, voi nella ricerca sociale, quindi noi possiamo lavorare con artisti, ma anche nell'arte ci sono molti artisti e molti fotografi che hanno fatto lavori anche in epoche passate, affiancati chiedendo il contributo di scienziati sociali e scienziate sociali. Scusate per la confusione, ma No, che non sia rischioso, una grande ricchezza e possibilità. Una parola che persegue un tipo che è quella che ha sociologo insegna al corso di laurea in pedagogia Sì. nel Dipartimento Filosofia e scienza dell'educazione. Ecco, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie Margherita, grazie Sergio per l'invito a cui tengo molto. Grazie anche per aver messo 3 ex voto nella mostra, e quindi ve ne sono molto grato. La freccetta è questa qua. Sì. Sì. Allora, Rotellina. con la rotellina, sì, andiamo così, proviamo con la rotellina. Ecco, allora.
Vi parlerò di tavolette votive dipinte, che è una ricerca che porto avanti dall'anno 76-77, anno accademico 76-77, praticamente il mio primo anno che ho fatto all'Università di Torino. Allora si chiamavano gruppi di studio, un seminario con degli studenti a cui, appunto, in cui abbiamo iniziato a lavorare sulle tavolette votive dipinte. La prima slide riguarda un santuario. Perché? Perché volevo capire qual è lo spazio dove si trovano gli ex voto. Gli ex voto di solito si trovano nei santuari. Trovate Santa Rita, qui a Torino, poi alla Consolata, evidentemente, che sono tutti luoghi, i santuari, che sono già sacralizzati. Cioè, di solito c'è un'apparizione mariana, no? Di solito la pastorella che riacquista la parola. Quindi c'è già un ex voto, diciamo così, che sta al contorno. Per cui dentro sì, si trovano, sì, vengono collocate queste tavolette votive dipinte. Hanno un format, che li contraddistingue praticamente da 5 secoli. E guardate, c'è sempre un santo votivo, c'è sempre un miracolato, un richiedente la grazia. C'è un testo, in quel caso di Sant'Anna Tommaso, per grazia ricevuta, PGR. C'è sempre una data, no, non è vero che c'è sempre la data, ogni tanto c'è, sovente c'è, ogni tanto c'è anche la firma del pintore. Questi sono gli elementi dell'ex voto, ma in particolare, appunto, noi li abbiamo anche studiati attraverso la morfologia della fiaba di Pro, perché abbiamo visto che in fin dei conti sono un racconto e un'immagine. No, c'è un racconto dentro e quindi è possibile perfino studiarli con la morfologia della fiaba di Pro, con delle funzioni che non sono esattamente quelle che ci ha proposto Pro. Poi io ho cominciato questo lavoro con Gianluigi Grao, ci tengo anche a dirlo, che appunto lui sapete che ha portato la morfologia della fiaba di Pro, cioè è stato il traduttore dal russo all'italiano, mentre invece forse c'erano anche altre edizioni, ma erano dall'inglese. Lui invece ha tradotto la morfologia della fiaba proprio dal russo, perché lui era stato all'Lomonosov di Mosca per 2 anni, dove si è pure sposato. E quindi poi appunto ci ha portato anche questa ricchezza, questo formalismo. Qualcuno dice, ah, questi ex voto che sono di ingenui, no? Naif. Poi il collega Sciolla, ahimè, è mancato, non prematuramente, ma è mancato dopo essere stato collocato appena in pensione pochi anni fa, mi ha detto, ma no, ma cosa dici? Guarda che gli ex voto arrivano invece dalla cultura alta. Ah, guarda, qui abbiamo un ex voto di Santa Elisabetta di Ungheria che intercede per un bambino caduto nel pozzo ed è niente meno che un Pier della Francesca. Io ho trovato dei Velázquez, dei Raffaello ai Musei Vaticani, c'è cioè la Madonna di Foligno dove c'è un meteorite che cade sulla città e vicino appunto a questo richiedente la grazia, appunto a Foligno. Qualcuno dice, vabbè, ma adesso non si fanno più, gli ex voto sono del passato. E guardate qui, Covid-19, cane pari man ricco, 12 aprile 21, quindi prima ondata, qui siamo nella prima ondata, quella del 2020. Ma sentite, sembra che sia stata scritta l'iscrizione dopo una ricerca di sociologi. Mi sentivo forte e potente, che nulla mi scalfisse, ma il virus ha prevalso ed è stata una grande lezione di umiltà. Grazie Sant'Anna per grazia ricevuta. No? Cioè, tutti noi ci sentivamo, no? Come dire, molto potenti, che nulla ci scalfisse. Poi ti arriva il virus e capisci che ti chiude le università, ti chiude le cose, eccetera. Quindi sono stato alla Madonna dell'Arco, saranno 10 giorni fa, mi ha detto, abbiamo una ripresa di ex voto pazzesca. Quindi Madonna dell'Arco è l'ombelico vicino a Napoli, l'ombelico d'Italia per quanto riguarda le tavolette votive dipinte. E poi ho messo anche questa foto qua, Luciano Gallino, ottobre del 78, è a Cossano Belbo, siamo lungo il Belbo, stiamo festeggiando il dizionario di sociologia che era appena uscito dalla UTED. Se allargassimo questa fotografia,
Mi piace ricordare anche questi nomi che mi sono scritto, perché se no non li ricordo tutti. C'è anche Gianenrico Rusconi, Mario Montinaro, che è stato preside a Scienze Politiche, Statistico, poi anche da noi, Magda Talamo, Alfredo Milanaccio, Sergio Scamuzzi, Gianluigi Grau, Benedetto Meloni, che poi è andato a Cagliari, Sassari, eccetera, comunque tornato in Sardegna, Adriana Luciano e altri. Faccio questi nomi anche perché alcuni di loro, a cui potrei aggiungere poi Luca Ricolfi per un certo periodo, Gambetta, Sciolla, Loredana, abbiamo lavorato al modello di Gattilino, al modello di attore sociale, che aveva due linguaggi, uno di intelligenza artificiale e l'altro psicosociologico, un modello che voleva simulare un attore sociale confrontato da una decisione difficile. Io credo che sia il modello scientifico più compiuto di Gallino, credo, però almeno per me lo è, e me lo sono portato dietro in tutti questi anni, perché è dei primi anni 80, quindi praticamente subito dopo questa fotografia qui. Questo modello l'abbiamo preso, l'ho preso, l'abbiamo, io parlo in plurale perché poi ho lavorato con tantissimi tesisti, anche con colleghi giovani che sono invecchiati anche loro durante questo percorso, sta, diciamo così, è il nostro cappello teorico, di cui sentirete l'eco nelle slide che seguono. Allora, in tutti questi anni, dal 76 a oggi, abbiamo schedato 10.000 tavolette votive, 6.000 in Piemonte, e altre 4.000 in giro per l'Italia, facendo dei grappoli di popolazione, cioè entravamo in un santuario tutti staccati, fotografati anche sul retro, perché anche il retro ha le sue informazioni, contiene le informazioni. E quindi qui vedete la distribuzione nel tempo delle tavolette votive dipinte. Guardate, se seguiamo questa linea tratteggiata qui, vediamo che la malattia nel 1700 era il 40%, per poi arrivare oggi 10-15%. Guardate l'infortunistica, che vuol dire incidenti sul lavoro e incidenti con mezzi di locomozione, come li chiamava Toschi, perché io ho preso la sua classificazione, che ho trovato lì anche a Madonna dell'Arco proprio. Guardate, arriva oggi vuol dire nell'ultimo periodo, al 75%. Quindi la probabilità di prendere un ex voto in un santuario recente, ex voto recente in un santuario, al 75%, tre quarti che sia un incidente sul lavoro o con mezzi di locomozione. Queste sono le due guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, quindi la guerra qui è cosa. Ecco, allora, qui è la sintesi della sintesi di tutto il lavoro fatto. Ecco, qui diciamo così, un po' di lessico di ego, soprattutto Sergio, lo troverà. Ci sono due strategie che sono alla base delle tavolette votive dipinte, con cui noi l'abbiamo vista, no? Cioè, c'è una strategia di identificazione altruistica, dove lo vedete, c'è una persona, una richiedente, che chiede per un alter. E poi c'è invece la categoria degli ex voto, che segue una strategia di individuazione egoistica, no? Dove una persona chiede per se stesso, quindi egoistica. Allora, guardiamo questo. In questo caso qui abbiamo un terzo, dovessimo metterli in due scatoloni, su 10.000 ne metteremmo un terzo di questo tipo qui, altruistico, e due terzi qui. Chi è il richiedente? È prevalentemente di genere femminile, 71%, sta nel sistema famiglia, è nel ruolo di casalinga moglie e madre, 83%, teme per un affine biologico, cioè qualcuno che condivide il proprio patrimonio genetico, quindi fa sempre tutto parte del modello Gallino, questo lessico. E quindi potremmo pensare che questo fosse un figlio, no? Se dovessimo fare una gola, non il marito, perché il marito non porta i miei geni, no? Cioè, il marito non porta i geni della moglie. Chi è l'attore miracolato? Prevalentemente di genere maschile, quindi la strategia, diciamo così, di identificazione altruistica vede che è la donna altruista che chiede per un maschio. Ecco, questo, diciamo così, è un po' la sintesi del nostro lavoro.
l'attore miracolato di genere maschile, collocato anche lui nel sistema famiglia, un po' meno della donna, perché poi lo vedremo, lui sta anche da altre parti, nel ruolo di malato, che teme per il proprio referente corpo. I referenti del modello di Gallino sono quattro: corpo, sistema di orientamento, affini biologici, affini culturali. Teme per il proprio corpo. Quindi chi studia il corpo, no? Negli ex voto ci sguazza, ecco, un po' parole, no? E teme per un altro concetto di Gallino, per quale scopo ultimo teme? Per la sopravvivenza del proprio corpo. Quali sono gli altri? Sopravvivenza, persistenza, replicazione. Il soldato che torna senza un braccio, o senza un occhio perché gli esplode una bomba a mano, non teme per la propria sopravvivenza, però non sarà più lo stesso. Quindi la persistenza, ecco che è colpita. L'altro scopo ultimo è la replicazione. Quindi pensate a tutti gli ex voto dove ci sono le puerpere, ecco, donne che stanno per partorire, che replicano il proprio corpo. Ecco, questo. Adesso andiamo a vedere i due terzi dall'altra parte. D'altra parte, la strategia di individuazione egoistica, il richiedente chiede la grazia per se stesso. Di solito chi è? Un maschio. I maschi sono maschietti, ahimè, mi dispiace, siamo più egoisti, dentro il sistema territorio, 27%, oppure nel sistema sociale lavoro. Nel ruolo di solito di militare, scusate, sono andato lì cercando, militare nel ruolo di contadino che teme per il proprio referente corpo, 85%, per lo scopo ultimo sopravvivenza, 83%, e si trova nel territorio di origine nel 74%, di meno della donna perché l'uomo poi si farà rappresentare durante la guerra, quindi lontano da casa. Ecco, diciamo così, questa è un po' la sintesi di tutti questi 10.000 tavolette votive che calcolate, sono 100 variabili ciascuna, 100, un centinaio di variabili. Abbiamo letto ogni tavoletta con un centinaio di variabili, che poi potremmo parlare. Chi ha utilizzato l'archivio XVOTO? Anche per dare un'idea della trasversalità, pensate, mi hanno contattato in questi lunghi anni storici della medicina che vanno a vedere, diciamo così, le varie tecniche chirurgiche, eccetera. Cacciatori, questo un giorno mi ha scritto una signora: sono una cacciatrice di terremoti, perché stabilire dove è avvenuto un terremoto nel 1800, nel 1700, a volte non è segnato nelle mappe ufficiali, così come le valanghe, vabbè, le eruzioni, poi le alluvioni. Poi studiosi di divise militari, vicende marinare, corpi degli alpini, resistenza, urbanistica, paesaggistica, interni delle case. Pensate, con lo smart working, noi siamo entrati nelle case in quest'ultimo anno di centinaia, migliaia di studenti e colleghi, no? Siamo entrati. E con gli ex voto, guardate, potete entrare nelle case di parecchie persone negli ultimi 5 secoli. Ci entrate proprio in casa, così come state entrando in casa. Vabbè, adesso siamo entrati in un'aula, ma capite bene che cosa voglio dire. L'utilizzo della sociologia visuale, ne avete già parlato, quindi, però ho voluto ricordare le scritte murali. Noi stessi abbiamo, pensate, fotografato tutte le scritte murali di Palazzo Nuovo nel 77 e nel 2007. Io le fotografie delle BR, del simbolo delle BR all'interno di Palazzo Nuovo del 77, e poi l'abbiamo rifatto nel 2007. Ho anche un articolo, se qualcuno di voi poi mi contatta, glielo passo con piacere. Poi archivi familiari, io mi sono reso conto di essere un fotografo di fotografie, no? Perché io fotografo gli ex voto e poi fotografo tutti gli archivi familiari, in particolare per quanto riguarda la Resistenza, visto che io arrivo da lì, dalla seconda divisione Langhe, che è nata nel mio paese, di cui andiamo molto fieri assieme a Christopher. Poi, vabbè, c'è la ritualità, quindi voi Cipriani, Lello Mazzacane, eccetera. E adesso vi faccio solo più vedere 5-6 foto al volo, così. Io questo credo che l'abbiate messo anche nella mostra, quindi è la caduta. Siamo nel 1894. Questo ve lo propongo perché pensate, questo è del 1899, è un
È un marinaio di Loano, dove io di solito vado in vacanza d'estate, che era sul Narcissus, quello di Conrad, il negro del Narcissus, che quindi nel 1899 si salva e adesso si de dedica questo quadro alla Madonna dei pescatori lì, che io dove vado sempre a Loano, eccetera. E poi nel 1903 il Narcissus affonda e muoiono tutti al largo del Brasile. Quindi ha fatto l'ex voto e poi ci ha lasciato, se era ancora imbarcato, sicuramente la pelle 4 anni dopo. E allora, vabbè, c'è anche questo contatto con la letteratura che non mi male. So che Sergio ci tiene all'aspetto della tecnologia, c'è anche la tecnologia militare. Adesso non so se dire, qui c'è Clara Cargo che nel santuario di Pianezza, ricorda, guardate, è rimasto in mezzo a una nuvola di gas. Quindi la guerra chimica che entra sui teatri di guerra, no? Quindi vedete questo ilfante Clara Carlo che appunto sta all'interno si becca una nuvola di gas e quindi si sopravvive, quindi pensa che sia San Pancrazio che l'ha salvato di Pianezza. 1918, mentre gli uomini che sanno fare il mestiere della guerra, sta lavora, chi è che lavora? Sono le donne, guardate, 1918, siamo a Limie, qui nelle valli di Lanzo, siamo nelle valli di Lanzo, e c'è questa Carmino Marianna che vedete si fa male vicino a questo tornio, anche questo credo che sia nella mossa, Sì. perché è una bella cosa. Incidenti con i mezzi di locomozione, come li chiamava Toschi, tanto, vedete, qui siamo a Cirié, via Rovassonera, c'è questo camioncino che prende sotto una bicicletta, e questi sono quelli più, diciamo così, più recenti. E in ultimo, vabbè, gli ex voto possono anche diventare copertine di una collana. Questa è la collana Sociologia e Ricerca Italiana di Rosenberg, era di Gallino, no? Il curatore. Erano usciti i primi volumi, li avevamo documentati, L'Italia illegale di Sergio Scamuzzi con questo ex voto che appunto che sì, finito, che ha questo. Che rappresenta appunto la giustizia, diciamo così, e Corpi Nazione di Paola Borgna, dove ci sono tutti questi corpi impegnati all'interno di questo incendio che si trova a Castellazzo Borgna. Va bene, grazie molte. Grazie. Pensando per il Senato, insegna sul tema di processi culturali, sui corsi del Alessandro per il Senato, insegna. Allora, Alessandro per il Senato, insegna sul tema di processi culturali, in grossi studi umanistici, però direi che abbiamo pensato a te. Solo perché ti conosciamo e ti stimiamo, ma forse con le sue due identità personali, professionali, una un po' artistica e l'altra di ricerca sociale, può essere sensibile al terrore. Innanzitutto, grazie per l'invito, doppio grazie, grazie per ognuna delle due identità che partecipano. Come si diceva prima, spesso una delle due identità, quella artistica, deve essere tenuta nascosta, nascosta nel curriculum, nascosta nelle stanze dell'università, perché non è fine, non è serio essere un artista. Sapete, io lo cito sempre per parlare delle trasformazioni sociali della nostra città, una città che noi degli anni 60 abbiamo conosciuto. Non solo grigia e tetra, ma fortemente radicata alla sua identità coi piedi per terra. E io cito sempre questo dialogo immaginario tra due signore torinesi al mercato che parlano di una terza persona della quale dicono a due figli, lo dico in lingua e poi lo traduco, alla due fiori, una le ingegnesi, apre un sorriso, questa.
e l'autoalena artista. E con tutto il senso di diminuzio che c'è nell'idea di avere un figlio artista, forse si possono fare degli ex voto se il figlio artista si salva. Quindi effettivamente è difficile conciliarlo, è ancora più difficile insegnare materie sociologiche a non sociologi, perché io insegno al DAMS, insegno anche alla scienza della comunicazione, ma al DAMS devo coniugare la natura artistica di quegli studi con la natura sociale di alcuni approcci. Io lo insegno teorie tecniche delle scritture, quindi il peggio che si possa immaginare la scrittura creativa. Come se si potesse insegnare la creatività. Sì, la creatività non si può insegnare, ma si possono insegnare gli strumenti per mettere a frutto la propria creatività. E soprattutto dire che la creatività non è un dono del cielo. Noi tutti siamo rimasti fregati dall'invocazione alle muse dei poemi omerici. Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei e molti. E poi si continua. Come se la creazione non fosse che uno stare in poltrona e aspettare che la musa ti canti quello che hai da scrivere, quello che hai da creare, che ti dia l'ispirazione per una combinatoria che gioca con la luce. Non succede così. La creazione è oggetto di studio sociologico perché la creazione sta nello sguardo, sta nella capacità di guardare in un certo modo, in qualche misura sta nella capacità di farsi ferire e di farsi toccare da quello che abitualmente noi teniamo a distanza perché non ci ferisca troppo. Allora, per coniugare tutto questo con una ricerca sociologica, io ho proposto alcune metodologie ai miei studenti. La prima è la metodologia dei récits de vie di Daniel Berthaud, che in Italia è stata esplorata da Rita Bicchi, per esempio, e l'altra è la teoria delle flashbulb memories. Parto dalla seconda perché poi quella che ho trascurato in questa esposizione e invece ho privilegiato. Le flashbulb memories sono quei momenti, studiati da sociologi e da psicologi, in cui la memoria individuale si salda con la memoria collettiva e costruisce un racconto che è fatto dell'una e dell'altra cosa, dell'individuo e della società. Il caso ormai ricorrente è cosa facevi l'11 settembre del 2001 quando hai saputo degli attentati. Che ahimè si è aggiornato, cosa facevi il 13 novembre 2015 quando hai saputo dell'attentato al Bataclan, ma che per un'altra generazione è stato cosa facevi la notte dello sbarco sulla Luna. Sono memorie che prendono nella nostra testa forma di racconto e non potrebbe essere altrimenti. Il ricordo è un ricordo che è narrativo nella nostra testa. Da sociologi, da studiosi di scienze sociali, ci interessa tanto il ricordo individuale, ma ancora più ci interessa il ricordo collettivo. In che modo il nostro ricordo individuale dà forma al ricordo collettivo? E allora ho la fortuna di avere tanti studenti, al DAMS 300, a Scienze della Comunicazione 1200, e quindi sono tanti esami, ma sono anche possibilità di espandere molto questa ricerca e quindi l'indicazione è stata per tutti, sia per quelli che si occupavano dei residui, sia per quelli che si occupavano delle flashbulb memories, andate e intervistate una generazione precedente la vostra o due generazioni, quindi i genitori o i nonni, e fatevi raccontare, nel caso delle flashbulb memories, un episodio nel quale loro si collocano in un piano che è più grande del loro. Abbiamo flash bulb a livello mondiale, appunto l'11 settembre, flash bulb a livello locale. Molti hanno ricordato la marcia dei 40.000, che dal punto di vista di una ricerca sociale è molto
interessante dire come ti collocavi in questo racconto collettivo che la città ha fatto da sé, di sé, e che è rimasto un punto di svolta più nella narrazione della vita di Fabrica che non nella sostanza della vita di Fabrica, o meglio, la narrazione della vita di Fabrica ha poi influito sulla sostanza, sui rapporti sindacali, sui poteri, ma è nato tutto dal io c'ero o io non c'ero, io racconto questo. Vado molto rapidamente. Ovviamente, quando facciamo una ricerca di tipo sociale, noi abbiamo un problema di raccolta dati, ma abbiamo un problema di disseminazione di quei dati. Cosa ce ne facciamo? Certo, possiamo costruire delle tabelle, si ricordava prima, no? Delle tabelle, dei grafici che costituiscono il bagaglio visivo di quella ricerca, ma poi abbiamo anche altre forme di restituzione. E allora, quando Sergio, come organizzatore, mi hanno chiesto di pensare al rapporto tra ricerca sociale e arte, io non ho pensato all'arte visiva, ma ho pensato al teatro, perché queste ricerche hanno avuto un esito di cui vi parlo tra un attimo. Allora, il racconto di vita, che è uno dei tanti metodi di ricerca sociale che si colloca nel filone autobiografico, si distingue dall'autobiografia, per intenderci alla ricerca di Duccio Demetrio o la ricerca sui diari, l'archivio diaristico di Pier Santo Stefano, per il fatto che non ti viene richiesto il racconto della tua vita intera, ma ti viene chiesto di raccontare una parte della tua vita, cioè ti viene chiesto, prima ancora di raccontare, di scegliere la parte della tua vita che tu ritieni significativa. Di fatto anche un'autobiografia è un prescegliere nel continuum della vita gli episodi che si ritengono fondanti, ma spesso il ricercatore autobiografico stimola invece la completezza del racconto con le sue domande. Nella metodologia di Bertone invece c'è un'ampia libertà perché sia il soggetto stesso a proporre i criteri di pertinenza rispetto alla sua vita. Dunque, c'è già un primo livello artistico in questo, fare racconto di sé. E qui evoco la mia seconda identità, che è quella appunto dello scrittore. Tutte le volte che vai a presentare un libro, alla fine vieni avvicinato da una signora, una volta dicevo di una certa età, poi adesso l'età è la mia, che ti dice: i suoi libri mi sono piaciuti, mi sono piaciuti tanto, ma se solo avessi il tempo scriverei la mia vita. E quello sì che è un romanzo, altro che i suoi. È confortante sapere che tutti gli altri hanno un romanzo più bello di quelli che scrivi tu, ma ha un fondo di grande interesse per la ricerca sociale e dice due cose. Le persone hanno una volontà di autorappresentazione e spesso non hanno gli strumenti per autorappresentarsi. E allora ai miei studenti spiego il ruolo importante di autori come Emmanuel Carrère, vite che non sono la mia, tanto per intenderci, che è quello dell'artista che si mette al servizio non dell'invenzione ma della realtà, delle vite degli altri, per dare una dimensione artistica alla vita, che nel modello di Gallino sarebbe la permanenza, replicazione e permanenza, ma soprattutto la persistenza. Io persisto al di là dei confini fisici che mi sono dati, perché entro in un racconto, entro in un'opera, che è come entrare in una tavoletta dipinta, che è come entrare in una fotografia. Lo studio sociologico delle fotografie davanti ai negozi, per esempio, è fondamentale, o davanti alle fabbriche di inizio secolo. Vengono rappresentate le gerarchie all'interno della famiglia, ma questo ci porterebbe molto lontano. Ma sono già tutti dei racconti, sono delle porzioni di racconto. Mi avvio rapidamente verso la fine.
In questa parte di ricerca ho coinvolto solo una parte, cioè quelli che hanno lavorato sul racconto di vita, ed erano 150 in questo caso. Ho chiesto loro di adottare questo metodo etnosociologico, quindi di studiare l'opera di Bertaud, di farsi raccontare e di trasformare, e questa è la parte più eterodossa della ricerca, di trasformare questo racconto in un monologo teatrale di 5 minuti. È la fase della restituzione. Bertaud arriva alla fase di raccolta dati e quindi il racconto verità, la vita, la verità, scusate, la realtà, che si fa racconto, ma viene raccolta con le parole usate dal soggetto intervistato. Spesso è poco accessibile, spesso è un racconto fatto a se stesso, con i moduli stilistici, sintassici di chi parla a se stesso. Ma poiché io insegno un corso di scrittura, volevo che loro mettessero alla base della loro creatività letteraria la vita vera, la ricerca sociale. Puoi fare delle opere d'arte a partire da una ricerca sociale, ma poi devi metterci delle parole d'arte, devi metterci la capacità di dare la giusta inclinazione per intercettare la luce, devi metterci le parole e quindi trasformarlo in un racconto, in un monologo teatrale. Sono venuti fuori dei dubbi. Tradisce la natura della ricerca questa rielaborazione testuale? Forse sì, ma comunque i dati originali noi li abbiamo, li conserviamo, li usiamo tra noi scienziati sociali. Poi usiamo un po' di tradimento, usiamo un po' di inganno linguistico per portarlo fuori dal nostro ambito di studiosi sociali e andiamo verso l'esterno. Innanzitutto abbiamo analizzato i dati e abbiamo visto che questi racconti di vita si concentravano per quella generazione, quelle due generazioni che erano i padri e i nonni, sulla guerra, sull'emigrazione interna all'Italia, sulle catastrofi naturali e sulla dialettica normalità-devianza. E già questo è un dato significativo. Non sono uniformemente distribuiti i racconti di vita. Non è uniformemente distribuito il criterio di salienza che uno dà agli episodi della propria vita. Ecco che gli immigrati dal sud ricordavano, per esempio, il freddo, la sensazione di freddo. Racconti di freddo ne abbiamo raccolti a bizzeffe, di un freddo che non riesci a immaginare, di un freddo che non sai se è come Le Neiges d'Antan di François Villon, cioè nel Medioevo, già non ci sono più le nevi di un tempo, perché un tempo nevicava molto di più, lo diceva già François Villon, semplicemente un tempo eravamo piccoli e le montagne di neve intorno a noi ci sembravano molto grandi, adesso siamo 1,80 m e si sembra che nevichi poco, ma questo freddo mitico era anche un freddo socialmente determinato, assenza di riscaldamento, le stufe che non funzionavano, tutto questo va a formare una nuova memoria. E qui davvero chiudo, perché queste memorie rischiano di essere perdute. La memoria del papà che si alza prima la mattina per riscaldare il coltello sul fuoco, per tagliare il ghiaccio da sotto la porta, altrimenti la porta non si apre, tanto è ghiacciata la porta che dà sul ballatoio. Questa è una realtà che rischiamo di perdere, perché non finisce in nessun libro, non finisce in nessun film. È quella storia di gente senza storia che a un certo punto sfuggirà dalle nostre ricerche sociali. Non ci ricorderemo più di quando succede. E allora l'abbiamo messo in spettacolo. Non abbiamo fatto la recita di fine d'anno, per fortuna, ma abbiamo affidato questi monologhi a Assemblea Teatro, quindi a una compagnia seria, a una compagnia che mettesse in scena con una vera regia. Abbiamo portato in giro lo spettacolo per un anno. Gli studenti che volevano sono intervenuti come figuranti, con delle coreografie, con delle
con delle azioni sceniche, ma la vera recitazione è stata assegnata a, a Assemblea Teatro. E questo ha chiuso il cerchio. Eravamo partiti da gente che studiava il teatro, da artisti, gente poco seria, che ha fatto un cammino di seria ricerca sociale, che ha capito i metodi e che alla fine ha restituito quei metodi con lo strumento che è proprio, cioè con la creazione artistica e con il teatro. L'esperimento ha funzionato molto bene, mi dispiace che non dovrei essere io a dirlo perché l'ho guidato, ma mi ha dato molte soddisfazioni. Portare in giro uno spettacolo per un anno significa avere la tua corte di studenti che rivedi dopo un anno e che matura con te, e spero poi che in futuro ci siano altri esperimenti di questo tipo. Grazie. Grazie a te. Una bellissima esperienza. La parola a Marzia Bobson, che ci porta il contributo della ricerca storica. Marzia Bobson insegna storia contemporanea. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito in questa accolita di studiosi di scienze sociali. Io sono appunto una storica, come è stato anticipato, e sono stata chiamata a intervenire oggi sul tema del rapporto tra le immagini e la ricerca storica. Il riferimento obbligato per me è un cenno alla visual history, che è la disciplina storica che ha per oggetto delle proprie indagini le immagini, attraverso un approccio multidisciplinare che si avvale delle acquisizioni delle metodologie della storia dell'arte, dell'antropologia, della sociologia e della psicologia. Negli ultimi due decenni la ricerca storiografica ha attraversato un processo di innovazione che ha portato al pieno riconoscimento dell'importanza delle fonti visive. Le immagini sono intese non soltanto come possibili fonti di ricerca accanto alle fonti scritte o alle fonti orali, le immagini sono intese anche come oggetto stesso dell'indagine storiografica, perché non soltanto testimoniano storia, riflettono storia, ma possono condizionare la storia, in questo modo condizionando tanto i modi di percepire i fatti storici, quanto anche i modi di interpretarli, trasmetterli, comunicarli. Allora, oggi mi propongo di illustrare come le immagini hanno costruito per me la base documentaria di un'ipotesi di ricerca, quindi non farò un'esposizione di tipo teorico, ma proprio una dimostrazione pratica di un'esperienza personale. Il mio interesse è rivolto principalmente all'iconografia politica, in particolare alle rappresentazioni della patria, all'iconografia della nazione, iconografia che ha attraversato una serie di trasformazioni cui ha corrisposto anche una stratificazione complessa di simbologie. La personificazione della patria è di tipo classico, è una personificazione allegorica. La patria, in particolare l'Italia, è rappresentata come una donna maestosa, solenne, il capo è cinto dalla corona turrita, cioè l'emblema dei comuni italiani, il corpo è avvolto in un peplo, in un manto, spesso i suoi attributi sono quelli della una cornucopia e la stella a sei punte. La cornucopia rappresenta la fertilità della terra, la stella a sei punte, secondo quanto ci riferisce lo scrittore latino del V secolo Macrobio, fa riferimento al nome stesso antico dell'Italia, che era appunto Esperia e derivava dal pianeta Venere,
in quanto la penisola occupa la posizione di questo astro al tramonto quando prende il nome di Espero. Un repertorio iconologico importante, quello appunto del perugino Cesare Ripa, rappresenta poi l'Italia come una donna in armatura, ricoperta da un manto sontuoso a sottolineare la nobiltà, la ricchezza naturale, regge con la mano destra uno scettro per l'eccellenza non soltanto delle armi ma anche delle lettere, e appunto sulla corona turrita possiamo vedere la stella a sei punte. Questa rappresentazione allegorica, sappiamo, è fortemente debitrice della tradizione antica in cui appunto viene rappresentata la figura della divinità greca Tyche, che è la divinità che presiede al destino degli individui e delle poleis. Nel triennio rivoluzionario e nell'era napoleonica, come hanno evidenziato gli studi di Mazzocca e Porciani, l'allegoria dell'Italia perde la sua autonomia e comincia ad imitare i modelli francesi. È il processo di mimesi, che anche Franco Venturi ha descritto come rispecchiamento, è evidente nella rappresentazione della Repubblica Cisalpina con gli stessi attributi della Francia, a sua volta allegoria della libertà o della Repubblica. La donna indossa o regge il cappello frigio, che è simbolo della liberazione, ai suoi piedi, nel caso della rappresentazione della Valin, oppure al suo fianco, il fascio littorio, che è simbolo di unità e di indivisibilità della Repubblica. Nel periodo invece per me più interessante, quello compreso tra la Restaurazione e la Rivoluzione del 1848, è l'immagine dell'Italia, è riconducibile a sostanzialmente a due tipologie. La prima è la giovane schiava, che vediamo in questa slide, la schiava afflitta in catene a simboleggiare lo stato di oppressione sotto il tiranno straniero. Il frontespizio di questa edizione delle poesie di Leopardi cita la canzone all'Italia, inerme, negletta e sconsolata, che di catene a carche ambe le braccia. Questa raffigurazione era dotata di grande forza comunicativa, perché la rappresentazione dell'infelicità della patria, così come possiamo vedere anche nel quadro di Cannella, l'Italia in catene, questa rappresentazione sollecita le forze emotive, intende promuovere e di fatto ha promosso la disponibilità interiore di molti a prestare soccorso alla patria. La seconda costante dell'iconografia risorgimentale è l'Italia piangente sui figli caduti. Numerosi artisti scelsero proprio di celare un messaggio politico nella raffigurazione di soggetti esprimenti afflizione e turbamento. Antonio Canova raffigura l'Italia in lacrime sulla tomba di Vittorio Alfieri, scrittore che era ritenuto pioniere del repubblicanesimo patriottico. Pur rispondendo ancora ai canoni della rappresentazione allegorica classica, la maestosità, la tunica, il manto, la corona turrita, la cornucopia ai piedi, l'opera di Canova fu il prototipo del modello della Mater Dolorosa, molto popolare nell'iconografia e nella cultura nazional-patriottica risorgimentale. Il fiorentino Bartolini, che dopo la morte di Canova è la personalità più nota della scultura italiana in Europa della prima metà dell'Ottocento, realizza nel 1840 questo monumento funebre, noto come l'Inconsolabile, che ripropone nuovamente il modello della regina piangente. Ma veniamo ora all'immagine che è stata per me fonte di ispirazione per la ricerca e il quadro del pittore più famoso, celeberrimo del Risorgimento italiano, nel quale si può vedere la convergenza tra l'immagine allegorica tradizionale e invece l'iconografia sacra.
Mi riferisco al quadro altrettanto noto della meditazione, nella sua seconda versione, c'era una versione leggermente differente del 51, opera che fu realizzata dopo la delusione della prima guerra d'indipendenza. Ecco, con Hayez l'immagine dell'Italia assume la sua espressione più innovativa e a mio giudizio anche la più enigmatica, perché la personificazione della nazione avviene in un duplice ruolo, quello di allegoria della malinconia e di Maddalena penitente. Come ha sottolineato lo storico Alberto Mario Banti, Hayez fornisce un esempio evidente di trasposizione di un'icona religiosa in un contesto politico, la finalità è quella di sacralizzare la patria, e allo scopo di aprire nuovi ambiti di comunicazione sociale che abbiano una connessione diretta con la realtà emergente, cioè la società borghese e l'idea di nazione. L'interrogativo che però ha mosso la mia ricerca dall'osservazione di questo quadro è stato: la storiografia mi spiega per quale ragione viene utilizzata l'icona di una santa? L'intenzione è quella della sacralizzazione della patria, ma perché la scelta è caduta sulla Maddalena? Perché l'Italia è una Maddalena malinconica. Ecco, l'ipotesi di ricerca che ho sviluppato è che questa scelta compositiva si radica nella riflessione sulle cause della eccezionalità italiana nel panorama europeo e intende, in secondo luogo, annunciare un programma di rieducazione morale come presupposto per la lotta dell'indipendenza italiana. Alla consueta tematica della servitù della patria e anche della mater dolorosa che piange la morte dei figli, Hayez presumo voglia aggiungere un aspetto inedito nell'iconografia nazionale, ovvero il tema del dramma dell'occupazione straniera e il disonore delle divisioni interne, espresso proprio come onta che necessita di una espiazione. Innanzitutto la scelta di rappresentare questa giovane avvenente a petto seminudo richiama senz'altro la funzione nutritiva della madrepatria, ma invita anche l'osservatore a riflettere sul fatto che la patria è bella, è desiderabile e al tempo stesso vulnerabile e priva di difesa. E questa è una metafora dell'Italia che suscita nello straniero la brama di conquista e pertanto necessita di protezione da aggressioni esterne. Nel caso in cui abbia già subito l'onta della violazione, l'oltraggio impone la vendetta. Il messaggio politico è celato negli oggetti che connotano la figura femminile. Il volume in grembo, che ad un primo sguardo può sembrare un testo sacro, in realtà porta sul dorso il titolo Storia d'Italia. Il numero romano inciso è il 19°, suggerisce quindi che si tratti del tomo che racconta le vicende italiane dell'Ottocento. Ma soprattutto sul crocifisso compaiono le date delle celebre insurrezioni di Milano contro gli austriaci, quelle dal 18 al 22 marzo del 1848, sicché la croce da simbolo religioso diventa simbolo di lutto e del martirio risorgimentale. Inoltre, l'intenzione patriottica dell'artista traspare nella firma, in quanto si legge Francesco Hayez, italiano della città di Venezia, quindi una città irredenta. Pur richiamando l'allegoria della malinconia, il cui modello compositivo è costituito dalla celeberrima incisione di Albrecht Dürer del 1514, la tipica facies nigra, la postura seduta che indica l'afflizione, l'incapacità di azione, i libri che alludono all'inclinazione speculativa a cui sarebbe soggetto chi possiede il temperamento malinconico, riconosciamo l'iconografia religiosa della Maddalena, così come la santa cominciò ad essere raffigurata a partire dalla Controriforma. Gli esempi di questa rappresentazione devozionale sono numerosi, ma il modello di riferimento più vicino a Hayez era senza dubbio la Maddalena penitente del suo maestro Canova. Torniamo però alla questione per me centrale, cioè per quale ragione Hayez ha scelto proprio l'iconografia della Maddalena penitente per dare un volto alla patria. Alla santa tradizionalmente sono associate le tematiche del pentimento e dell'espiazione.
Quindi Maria Maddalena incarna la liberazione della patria come atto redentivo. Ma redenzione da quale peccato? Ecco che qui è partita la mia riflessione sull'eccezionalismo italiano e ho avanzato l'ipotesi che la scelta iconografica di Hayez manifesti gli esiti di una riflessione dolorosa ma comune a molti italiani del tempo che si interrogavano sulle cause dell'eccezionalità italiana nel panorama europeo. Tra gli stereotipi di età moderna, accanto al cliché dell'italiano imbelle, vigeva quello dell'italiano immorale, corrotto, infido. Nella diffusione di questo stereotipo, un ruolo centrale, senz'altro, lo giocò la ricezione eccezionale del principe che alimentò la leggenda dell'italiano machiavellico. Questo pregiudizio negativo trovò una nuova conferma nel XVIII secolo nella massa degli scritti prodotti da viaggiatori europei che in Italia fecero il Grand Tour. Allo specchio dei visitatori stranieri, l'Italia è un paese nel quale prevalgono immoralità e corruzione. Le ragioni di una morale pubblica insufficiente, di una convivenza civile inferiore rispetto agli altri paesi, furono individuate nella sfera della vita privata. Questi resoconti in particolare si soffermano su un costume che viene ritenuto un'abitudine propria degli italiani, tale da caratterizzare la morale familiare e la vita sociale. Mi riferisco a un'usanza nota come cicisbeismo e su questo aspetto ha posto l'accento Roberto Bizzocchi, cioè quell'usanza che prevede nel matrimonio la figura ufficiale del cavalier servente, un giovane che accompagna la moglie di un altro uomo con il consenso di quest'ultimo. Per quanto quest'idea fosse all'origine di un'immagine distorta, il bilancio che se ne trae è la costruzione di un mito identitario negativo prodotto dagli stranieri, ma interiorizzato dagli stessi italiani. Questo singolare ménage à trois è attestato anche nelle testimonianze artistiche. Gli affreschi sottilmente ironici di Gian Domenico Tiepolo, realizzati per la villa acquistata dal padre Giambattista presso Milano, mostrano una dama che passeggia a fianco del marito e del suo cavalier servente, mentre nella seconda scena la medesima dama è impegnata con il damerino nelle danze che allietano il soggiorno in villeggiatura. Il movimento unitario italiano dovette necessariamente fare i conti con questo stereotipo identitario negativo degli italiani non solo imbelli, ma corrotti e immorali. E questa eterodefinizione fu presa così sul serio dai patrioti che la riforma dei costumi sessuali fu percepita come una questione di massima urgenza. In un articolo che pubblicò sull'Annum Magazine nel 1826 con il titolo Le donne italiane, Ugo Foscolo pose in stretta correlazione problema politico della nazione, degrado morale a seguito dell'istituzionalizzazione dell'adulterio e debolezza della convivenza civile. Come ci ha insegnato il pionieristico lavoro di Gheorghe Mosse, Sessualità e Nazionalismo, la battaglia per la conquista dell'indipendenza nazionale presupponeva quindi la moralizzazione del matrimonio, la riforma dei costumi, una rigenerazione che significava virtù da ristabilire. Allora appare comprensibile per quale ragione Hayez abbia rappresentato l'Italia come una Maddalena malinconica. Per la sensibilità morale dell'epoca, la santa costituiva un esempio paradigmatico di caduta ed espiazione, l'esemplificazione di un'esperienza di crisi sociale, ma anche del suo superamento. La narrazione evangelica del pentimento e della penitenza viene così reinterpretata come modello profano per una società più secolarizzata, ma che sentiva come urgente la problematica della corruzione dei costumi. Soltanto la reintegrazione dell'onore della nazione avrebbe potuto dare pienezza di senso a quel sacrificio di sangue offerto dai patrioti nelle 5 giornate di Milano, il cui martirio appunto è simboleggiato dal crocifisso nella mano della Maddalena. Grazie per l'attenzione. Grazie.
storia e l'antropologia con Cecilia Penaccini. Sì, antropologia nella sua vita privata, stata già citata più volte, il suo passato, la legge fotografica. Troppo ne Sarebbe passi, necessario, poi quando vado in pensione magari. Allora, avevo sì un PowerPoint. Dunque, intanto ringrazio soprattutto Sergio per questa occasione e anche per queste belle riproduzioni artistiche che ha messo nei nostri corridoi e quella che ha messo vicino alla mia porta, che fa parte della collezione Pigozzi, un bravissimo artista congolese che mi piace molto. Ecco. E allora, io insegno antropologia visiva da una ventina d'anni e delle classi che ultimamente sono composte da un centinaio di studenti, metà di antropologia e metà di comunicazione e cultura dei media. È un bel terreno di confronto. Ci interroghiamo su che cosa sono le immagini, qual è lo statuto, diciamo, epistemologico delle immagini, cosa possiamo fare con le immagini nella ricerca. E come studiare le immagini da una prospettiva antropologica. Voglio, come dire, proprio solo accennare ad alcuni autori, alcune idee che utilizziamo nel corso. Cerco di essere molto breve perché è tardi e voglio lasciare posto ai colleghi che seguono. Faccio la Senti, Margherita, di direi così. qua, ok. Ok, e allora il primo spunto, la storia, diciamo, dei rapporti tra l'antropologia e l'arte ha forse un centinaio d'anni alle sue spalle e a mio modo di vedere il primo, l'autore che forse ha meglio inquadrato questo tema è Gregory Bateson, che nasce come antropologo, pur essendo poi un personaggio estremamente eclettico, importante in tanti ambiti, e che negli anni 30 va in Nuova Guinea, Papua New Guinea, a fare la sua ricerca di dottorato sugli Yatmul, e nell'introduzione al libro che ne trae, che esce nel 36, è questo, Naven, lui subito, diciamo, esordisce rilevando come le scienze sociali, in particolare i metodi dello structural funzionalismo che gli erano stati insegnati, lui allievo di Malinowski, insomma, hanno un limite, hanno un grosso limite perché, come dire, analizzano e rappresentano molto bene le strutture sociali, ma non colgono quello che per Bateson è un motore fondamentale della vita sociale, e cioè quello che lui chiama il retroterra emotivo, no? Che definisce con questo concetto di ethos che poi introduce. Ecco, e quindi diciamo subito si pone questa contrapposizione, no? Bateson pone una contrapposizione tra le scienze sociali da un lato e l'arte dall'altra, una contrapposizione che è la premessa di una complementarietà, a mio modo di vedere, no? Sono due ambiti diversi, che però hanno bisogno di interagire perché se no manca qualcosa e le scienze sociali non possono non tener conto della centralità, della dimensione emotiva che in Bateson, come in generale in antropologia, è vista come un costrutto culturale, quindi che va analizzata nel contesto. E Bateson cosa fa? Bateson, vabbè, lo conoscete, è un autore inquieto, questa è un'opera incompleta, ma lui tenta con la fotografia, quindi tenta di cogliere questa dimensione emotiva. Lui studiava dei rituali di travestitismo tra gli Yatmul, che hanno un'arte, una produzione artistica figurativa molto ricca, tenta di coglierla con la fotografia e quindi, diciamo, si affaccia a questa dimensione dei linguaggi visivi. Poi, come ricorderete, sposa Margaret Mead, vanno a Bali e impostano una ricerca che è basata sull'uso sistematico della fotografia e del cinema, ma soprattutto della fotografia, perché scattano 25.000 immagini, se non sbaglio, fotografie che poi vengono, in parte una selezione di queste vengono presentate in questo volume che fa storia, un po' l'inizio dell'antropologia visiva, dove ancora una volta si, diciamo, si tematizza, si analizza, si studiano comportamenti non verbali che difficilmente un'analisi verbale avrebbe potuto cogliere. E
queste immagini parlano, a mio modo di vedere, ci fanno capire questa potenzialità fondamentale della fotografia. Un altro autore che per me è molto, continua, sono libri vecchi, però io credo continuano a insegnarci moltissimo, è Leroy Guran. Leroy Guran scrive Il gesto e la parola, esce nel 64 questo libro. Il secondo volume del gesto e la parola è interamente dedicato alla dimensione estetica. E qui, diciamo, veniamo a un aspetto che è molto molto importante, che in un certo senso, se vogliamo, legittima anche ancora di più l'importanza delle rappresentazioni estetiche delle immagini nelle scienze sociali, perché Leroy Guran, studiando l'evoluzione della specie, un paleoetnologo, mostra come la dimensione estetica, e per lui estetica, l'utilizzo che fa del termine etimologico, quindi aesthesis, la percezione, la dimensione estetica è fondamentale nell'evoluzione della specie tanto quanto il linguaggio. Sono due linee parallele come dire, nella ricostruzione di Leroy Guran. Lui chiaramente analizza le fonti visive che può analizzare, le pitture rupestri in particolare, e non solo, mostrando come la rappresentazione delle percezioni, quindi in particolare delle percezioni visive e uditive, perché ahimè gli altri sensi non si riescono tanto a rappresentare nella nostra specie, questi due sistemi di rappresentazione consentono l'evoluzione della specie, come il linguaggio, ma differentemente dal linguaggio. E perché? Perché in particolare consentono la rappresentazione delle emozioni. Siamo sempre in quest'ambito che è considerato, diciamo, fondamentale. Se vogliamo strutturale. Ora, facciamo un passo indietro. L'antropologia utilizza da sempre le immagini, la fotografia, l'ha già detto forse Luigi, nasce nel periodo in cui nascono le scienze sociali, no? Quindi c'è anche una concomitanza cronologica. Le immagini, le fotografie sono radicate nella storia delle scienze sociali, ma anche più in generale, diciamo, di quegli autori ottocenteschi che avevano questo eclettismo, quindi si avvicinavano alla storia dell'uomo nei modi più diversi. Insisto su questo tema della rappresentazione emotiva. Darwin, questo libro del 1872, in una prospettiva evoluzionistica, chiaramente, no? Cerca di dimostrare i legami tra le specie, soprattutto i primati superiori e l'essere umano, analizza le espressioni delle emozioni come fa, utilizza la fotografia. Ecco, qui siamo, diciamo, in un ambito, in un clima che è tipicamente positivista, d'altro canto, insomma, le scienze sociali nascono in quel clima e anche per questo la fotografia viene utilizzata in modo così strutturale. Tuttavia, se poi noi queste immagini andiamo a vederle, sono immagini che vengono utilizzate come dei documenti a sostegno di una teoria, ma di fatto, ed è del tutto evidente, sono realizzate in teatro di posa, utilizzano, oggi possiamo dirlo più chiaramente, la retorica del documento scientifico, dell'oggettività, ma in realtà sono delle costruzioni, potremmo dire, evidentemente autoriali, no? Quindi l'antropologia visiva, che in fondo appunto nasce insieme all'antropologia, perché la fotografia si utilizza fin nella seconda metà dell'Ottocento, il cinema addirittura ancora prima della prima proiezione dei Fratelli Lumière, ci sono delle prese fatte con un cronofotografo, utilizza come dire, lo schema positivista, ma in realtà ben presto si affaccia ad un utilizzo creativo, possiamo dire, artistico, sicuramente delle immagini. 1922, Nanook of the North, forse ve lo ricordate, un film ancora oggi bellissimo, no? Un film che diciamo ci riporta nella vita degli Inuit, con una capacità non solo di racconto, soprattutto di montaggio,
ma anche di, come dire, realizzazione partecipativa, diremmo oggi, che è estremamente, estremamente efficace. Quindi l'utilizzo delle immagini in antropologia, a mio modo di vedere, pone quasi subito questo tema. Oggettività e soggettività sono forse una falsa opposizione. È chiaro che utilizzare le immagini, perché qui siamo in un ambito squisitamente metodologico, se vogliamo, no? Si utilizzano le immagini nella ricerca, però utilizzarle significa confrontarsi con dei linguaggi, no? Questi non sono delle rappresentazioni meccaniche della realtà, i linguaggi visivi sono dei linguaggi complessi che richiedono appunto una capacità di evocare, suscitare, raccontare emozioni. L'antropologia visiva fa un lungo percorso, diciamo, viene istituzionalizzata nelle università solo negli anni 70, questo è il volume con cui assume legittimità, assume uno statuto accademico, ma dopo gli anni 70, a mio modo di vedere, si sviluppa veramente come un approccio. Ma mi verrebbe da dire che si sforza di combattere quel logocentrismo che è così ancora forte e radicato nell'accademia, portando quello che Leroy Gourin indicava come la dimensione estetica. La dimensione estetica non può non esserci nello studio culturale e anche nello studio sociale, io direi, non può non esserci. Ecco, e negli ultimi 40 anni forse c'è uno sviluppo straordinario. Sia di rappresentazioni visive, audiovisive, diciamo, nella ricerca, e sia di un allargamento, certamente un allargamento, diciamo, di questo ambito disciplinare più in generale allo studio dei fenomeni estetici. Quindi c'è un'antropologia, come una sociologia, fatta con le immagini, ma c'è soprattutto un'antropologia delle immagini e delle rappresentazioni estetiche, e le due cose, mi permetterei di dire, non possono essere disgiunte, perché studiare i fenomeni estetici richiede anche una competenza nei linguaggi delle rappresentazioni estetiche. Si avvantaggia questo tipo di ricerca di un utilizzo, diciamo, di strumenti che siano più vicini a quelli dell'oggetto che studiamo. Qui, vabbè, ho messo questa foto, qui parliamo di suoni e non di immagini. Questo è un libro fondamentale a mio modo di vedere, Suono e Sentimento. Lo dico perché Steven Feld viene a Torino il 6 dicembre, presentiamo il suo ultimo libro, che è una bellissima ricerca sul jazz cosmopolita ad Accra, in Ghana. Steven Feld inaugura un po', se volete, l'antropologia dei suoni, dei paesaggi sonori. E di nuovo, diciamo, apre a uno studio profondo, radicato, siamo sempre in Nuova Guinea, tra i Kaluli, della dimensione sonora, che porta anche alla produzione estetica musicale, ma semplicemente, se volete, insomma, ai mondi sonori in cui viviamo, no? Quindi suoni, immagine, tutto ciò che in fondo non è linguaggio verbale, ecco, tutto ciò che consente di veicolare le emozioni in modo più diretto, ma comunque mediato da linguaggi che sono anche linguaggi culturalmente costruiti. Per venire a cose un po' più recenti, diciamo che l'antropologia visiva è esplosa negli ultimi anni nella direzione dell'antropologia dei media più in generale. Chiaramente, diciamo, le immagini proliferano in mille media, e anche dell'antropologia dei social media, quindi si parla di antropologia multimodale, no? Per tenere insieme un po' i vari canali e le varie tipologie di rappresentazioni non verbali o comunque legate, diciamo, a una produzione mediatica che è sempre più ricca ovunque, in tutte le culture, in tutti i mondi. Questo forse è uno degli esempi più interessanti. Daniel Miller, un antropologo inglese che sta a Londra, ha coordinato due ERC, uno si intitolava Why We Post, proprio sui social, diciamo, e questo che sta coordinando adesso, Anthropology of Smartphones and Smart Aging,
La cosa interessante è che tra i prodotti di questa ricerca, ultimamente sta realizzando, i dottorandi che lavorano con lui stanno realizzando dei fumetti, quindi il veicolo della rappresentazione, diciamo, dei risultati di questa ricerca, che di per sé è molto interessante, perché invecchiare con gli smartphone, diciamo, pone delle questioni nuove, sicuramente molto nuove, no? Che dobbiamo analizzare, e qui sono tutte online, sono tutte open access questi risultati, e qui questi sono su Instagram, sono i fumetti che i dottorandi stanno producendo. Un ultimo accenno, un po' come dire, pro domo mea, no? L'antropologia si è occupata anche tanto di musei, no? Di oggetti etnografici, ma opere d'arte, oggetti artistici. Quindi ha un rapporto molto consolidato con lo studio dei fenomeni estetici anche a livello museale, anzi probabilmente prima, no? L'antropologia nasce nei musei prima che nelle università. Qui a Torino, io dirigo il Museo di Antropologia, qui a Torino stiamo facendo uno sforzo per lavorare su opere, oggetti che abbiamo, e come vedete questo è un arco dei Bororo del Matto Grosso, sono opere d'arte a tutti gli effetti. Utilizzandole, ecco, mi viene da dire, nell'ambito della disseminazione, della divulgazione, della terza missione, cioè di un terreno in cui davvero le scienze sociali possono incontrare la comunità, sfruttando la capacità comunicativa di questi oggetti, delle immagini, perché abbiamo anche collezioni di immagini. Questa è una mostra che abbiamo fatto purtroppo in tempi di Covid, quindi non l'ha vista nessuno al Museo Egizio, ma questa invece l'abbiamo inaugurata la settimana scorsa alla Reggia di Venaria, una piccola mostra con una selezione di oggetti del Museo di Antropologia, tra cui questo semi dei Taino dell'isola di Hispaniola, oggi Santo Domingo, popolazione che si è estinta 5 decenni dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo. Avevano degli oggetti sacri, diciamo, dalla forza visiva straordinaria. Contiene un cranio umano, questo ricettacolo, e questo che è un oggetto unico al mondo, di proprietà del nostro museo, e diciamo ci racconta in fondo la storia della conquista, la storia del Taino, evocando un pezzo di storia importante. Grazie. Parola Cristoforo Colombo, sociologo della comunicazione, nessuno più sociologo della comunicazione dovrà preoccuparsi di immagini, sarò io, prego. Eccoci, allora, posso togliere, credo, la mascherina. Certo. Allora, vado con tempi serrati in modo tale che Elisa abbia la possibilità di presentare anche lei bene il suo lavoro e anche prima che ci buttino fuori con strumenti contundenti. Allora, di cosa volevo parlare io oggi e che cosa volevo aggiungere a quanto già tanto è stato detto fino a questo punto? Allora, io sono appunto un sociologo della comunicazione, ho sentito il bisogno, prima di preparando questo breve intervento, ho sentito il bisogno di circoscrivere ancora un po' di più il mio campo. Io mi occupo in realtà di comunicazione politica, proprio perché l'utilizzo delle immagini, il rapporto tra arte, immagini e comunicazione è davvero un campo molto vasto. E allora ho provato ad utilizzare quelle che sono le mie competenze di ricerca, cioè la comunicazione politica, per cercare di estrarre qualcosa che poi magari invece è generalizzabile al campo complessivo della comunicazione. E spero di esserci riuscito. Quello che io mostro è un punto, ho provato a fare un punto di dove siamo arrivati, cioè da dove siamo partiti, dove siamo arrivati. Certamente, quando si parla di politica, comunicazione, immagini e arte, la storia è lunga. La politica ha sempre avuto un rapporto molto forte con l'arte, per esempio. Io non sono un esperto d'arte, non sono un esperto d'arte, non sono neanche un esperto di immagine, a differenza di tutti voi, però per esempio sono un esperto di teatro e il rapporto che il teatro ha sviluppato nei secoli con la politica è un rapporto molto forte. Però anche qui ho avuto bisogno di circoscrivere,
cioè di circoscrivere e di cercare di darci un orizzonte più, diciamo così, di anche medio, insomma, ma di piccolo raggio. E allora ho detto, ma parliamo, vediamo il rapporto tra queste cose, la comunicazione, la politica, in un campo che è quello che in realtà è il campo contemporaneo, il digitale. E qui mi sono trovato a mio agio. Cioè, ho detto, qui secondo me si possono dire delle cose, cioè circoscrivendo in modo così preciso il campo delle considerazioni, qualcosa si può dire. E allora ho detto, ma esiste già un framework teorico, no, che ci aiuta a capire il rapporto tra appunto immagini, arte più o meno, insomma, ma soprattutto immagini e comunicazione e politica. E il framework teorico l'ho trovato, in effetti ce l'abbiamo. Allora noi non abbiamo tempo adesso di andare nel dettaglio a vedere tutto, però dagli anni 90 in poi, per esempio, con studi americani, con studi britannici, Popular culture applicata alla comunicazione politica, penso a un bellissimo libro di John Street del 1990-91, che a quei tempi nessuno voleva leggere. Questa è una cosa che come sociologi, non so come scienziati sociali se vale per tutti, ma noi sociologi siamo particolarmente restii e siamo stati a lungo restii ad aprire a un'idea di cultura abbastanza allargata, soprattutto nel campo della comunicazione. E negli anni 90 sono voluti 10 anni prima che la comunicazione politica italiana ricevesse questo concetto di popolarizzazione della comunicazione politica. Ci è arrivata per certi versi più la politica della comunicazione politica, il che già fa capire, essendo la politica tradizionalmente ritardataria. E quindi c'è tutto il campo della popolarizzazione della comunicazione politica che ci è utile come sociologi. Tutto ciò che poi è diventato il campo della celebrity politics, no? Che è un stadio successivo rispetto a ciò che la rappresentazione della politica pop in qualche modo ci ha portato a riflettere. La questione della lifestyle politics, qui in Italia su questo hanno lavorato in diversi colleghi, soprattutto spiegando il berlusconismo, che in qualche modo ha impattato in maniera, e la comunicazione politica di Berlusconi, come abbia impattato in realtà nell'esperienza, nella vita comune di molte persone, cioè come la comunicazione politica è riuscita a farsi esperienza, e da questo punto di vista Silvio Berlusconi è stato un grande comunicatore. Vabbè, tutto il discorso che i politologi farebbero, che io non farò mai, sulla personalizzazione della politica. Infatti, questa immagine, che fa parte anche delle immagini che abbiamo acquisito per il nostro dipartimento, parla chiaro su un personaggio politico, un personaggio, un leader politico globale, direi, che diventa icona nell'arco di pochi mesi dalla sua elezione alla carica di presidente degli Stati Uniti. Ecco, Barack Obama è un uomo. La personalizzazione della comunicazione politica è un fattore fondamentale che ha fatto sì che l'utilizzo delle immagini di un certo tipo sia diventato molto più semplice. Ecco, è molto più semplice raccontare la politica attraverso i leader che la incarnano. Ecco, possiamo dirlo in un altro modo. In realtà la leadership è la scorciatoia cognitiva con cui tendenzialmente tutti noi ormai leggiamo la politica, no? Passata la dimensione ideologica, ecco che restano le persone. Le persone sono scorciatoie ideologiche. Dentro Obama c'è un'ideologia che nemmeno Obama pensava in realtà di rappresentare, e come lui, Trump, per esempio, no? Ha rappresentato con la sua narrazione un'idea di nazione, un'idea di paese, l'America First, attraverso questo suo ciuffo folle, questi suoi capelli assurdi, che sono immagine, che sono diventata non meno iconici di questa immagine di Barack Obama. E poi vado veramente molto veloce, ma c'è il tema del digitale, che è una variabile che non possiamo non considerare, perché faceva riferimento anche Gariglio prima in qualche modo, no? Infatti oggi tendenzialmente produciamo immagini tutti, costantemente, siamo raggiunti 24 ore su 24 attraverso uno smartphone da immagini, prodotte qualitativamente, come diceva Gariglio, in modo non professionale, ma in realtà attraverso sintassi precise, no? Un TikToker è uno che ha una sintassi e linguaggio video, non qualitativamente come la pensiamo e come spesso è stata rappresentata da noi in questo contesto, ma io per esempio ho provato a fare video su TikTok e non ci sono riuscito. Mentre giovani e giovanissimi fanno video in un attimo, una montagna, trovo impossibile montare un video su TikTok, mentre un giovanissimo probabilmente lo fa nell'arco di pochi minuti. E
Ripeto, con una sintassi molto interessante che poi rende il video virale, cioè praticamente diffondibile. E questa capacità di diffusione, abbiamo un caso qui a Torino, no? Un simpatico ragazzo che è diventato famoso facendo un gesto semplicissimo, che ora tutti vorrebbero di fianco ogni volta che hanno un messaggio di comunicazione politica da diffondere. Allora, perché metto il digitale in questo contesto rapidamente? Lo metto perché è un cambio di paradigma. Nel modo in cui utilizziamo le immagini e il modo in cui studiamo e dovremmo studiare la comunicazione politica. Ora, qui c'è un altro problema che io ho con la sociologia. Io ho tanti problemi con la sociologia e credo che lei ne abbia anche altrettanti con me. Nel senso che, per esempio, io ho trovato straordinario questo libro di Körner e Pelz, anche questo era a metà degli anni 80, forse i primi 2000, non ricordo bene. In cui si faceva riferimento a qualcosa che mi sono sempre chiesto: ma perché non l'abbiamo studiato? Perché non riusciamo a studiarlo? Ed è quello che mi approssima in questo mio breve speech, mi approssima alla questione dell'arte e della politica, cioè lo stile comunicativo. Come si definisce uno stile comunicativo? E qui la sociologia trema. Perché quando si definisce come questi autori fanno in questo libro bellissimo, e siccome è bellissimo, interessante, quindi trascurato, ecco che immediatamente si mettono insieme nella definizione di stile comunicativo gli aspetti simbolici, gli aspetti rituali, il tono di voce, il modo di vestire, cioè una quantità di questioni da considerare che uno è messo davanti a questa roba e dice: beh, adesso come la faccio? Adesso come faccio da sociologo a cercare di classificare il discorso politico di Obama, di Salvini, di Letta o del candidato sindaco, tenendo conto di tutte queste variabili? Eppure questa è la sfida, è una delle sfide che secondo me noi dovremmo provare a in qualche modo ad accettare. Ecco, parlare in questo senso, ecco, per questo a me interessava richiamare questo libro Mezzo Oscuro, perché qui siamo nel campo, lo diceva anche Pennacini. È tornata la parola estetica più di una volta. Allora, lo studio dell'estetica da parte della nostra disciplina è qualcosa che la nostra disciplina ha sempre in qualche modo messo in ombra. Probabilmente perché non ci riesce, probabilmente perché pensa che sia questione da altra disciplina, perché probabilmente pensa che si tratti di un lavoro dei filosofi. Io questo non lo so, e voi siete sociologi tutti con una lunga esperienza e forse potreste spiegarmelo. E quindi l'estetica, lo stile comunicativo sono invece per quello che faccio io tutti i giorni, cioè misurare la comunicazione politica. Non a caso uso la parola misurare, no? Perché poi alla fine quello che io ho deciso di fare in questi anni è misurare la capacità dei politici di comunicare all'interno di quel campo che chiamiamo digitale. E poi andiamo a scoprire che in realtà l'estetica è fondamentale per far funzionare i social network dei politici. Quello che abbiamo definito poc'anzi, no? Lo stile comunicativo, l'insieme di mille cose, l'insieme di 100 cose, la capacità di girare un video, il modo in cui stai in video, le argomentazioni, l'argomentazione razionale oppure emotiva del tuo video o del tuo discorso. Ecco, tutto questo poi messo all'interno di quello che è il campo che io osservo, cioè la comunicazione digitale e ormai quindi la platformizzazione della comunicazione, perché poi ormai di questo si tratta. Ecco che questa è la benzina con cui il messaggio di un politico oggi gira. Cioè noi da un lato la buttiamo fuori, poi dall'altro però andiamo a vedere, ma perché oggi, e qui ci sono dei dati che non richiamerò, che sono interessantissimi, durante una campagna elettorale come quella dei candidati sindaci a Torino, per esempio, quindi grande città, con grande uso, ecco, si riescono a produrre in un mese di campagna elettorale 108.000 interazioni sui social network con 13 candidati sindaci? Cioè, perché esiste una comunicazione nell'era digitale che sostanzialmente non serve a niente? Cioè, perché c'è una politica che continua a comunicare attraverso canali pensando di stare comunicando senza rendersi conto che in realtà non lo sta facendo? Top, geniale. Questa cosa passa attraverso la impossibilità, praticamente, io ormai la do per una impossibilità, sia degli attori politici, sia per gran parte delle persone che studiano queste cose, di capire l'importanza dell'estetica comunicativa. Cioè del fatto che parlare di estetica comunicativa significa mettere benzina nel motore dei social network. Quando metti questa benzina, un contenuto o si vede o non si vede.
Eppure non c'è mai una conseguenza quando la benzina nel motore non arriva. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Molto rapidamente, certo, su TikTok c'è Salvini, ormai ci sono, no? Ci sono molti politici, Instagram si diceva, e questa è una cosa che è già stata detta, non ci torno, ma è chiaro che i social network, facciamoci caso, non sarà un caso, se la gran parte dei social network oggi tendenzialmente in ascesa fanno uso sistematico di immagini. Quindi vuol dire che la produzione di immagini anche a carattere politico è cresciuta in modo impressionante, di fatto incontrollabile, e su questo io terminerò il mio speech, sulla possibilità di controllare o non controllare una capacità di flusso di questo genere. Ma è molto interessante proprio questo aspetto, secondo me, no? Cioè il digitale è in qualche modo il canale che oggi ci fa dire abbiamo una iperproduzione di senso attraverso le immagini come nella storia non c'è mai stata. Questa roba per la politica e per chi studia la comunicazione politica pone un problema di fondo. Cioè, quale comunicazione politica io considero quando mi metto sul campo della ricerca? Perché a me viene da, gente del Novecento come me, viene da considerare l'attore politico. E invece pensate l'enorme quantità di produzione di senso politico che è autogenerata rispetto alla comunicazione del leader o di un partito o di quello che invece dovrebbe essere. E qui abbiamo una frammentazione pazzesca. Una frammentazione, allora ancora una volta, come traccio perimetri. Cioè è interessante come continuamente si stringa, si possa dover stringere il campo dell'osservazione dell'immagine all'interno della comunicazione politica, tanto più lo scenario invece tende ad essere esplosivo come una sorta di galassia che ci lascia incredibile. E qui appunto vado a concludere perché davvero mi spiace rubare tempo a Elisa. Tutto questo ha delle implicazioni metodologiche impressionanti. Io ho fatto solo degli esperimenti, voi avete pubblicato già molte cose sul visual, quindi io non ho che da imparare, quindi grazie anche, non ho ringraziato né Margherita né Sergio per questo invito, però noi siamo ormai anni che con gli amici dell'Università di Pisa, del Media Lab di Pisa, lavoriamo per cercare di capire come fare ad avere lo richiamava anche Luigi prima, come avere dei software che in qualche modo ci aiutino alla lettura d'immagine, alla lettura delle immagini. Perché scrivo da qualche parte in queste slide, oggi c'è la necessità di leggere quelle immagini. Ecco, rispetto a ciò che ho sentito nelle vostre presentazioni, che magari sbagliando, però mi sembra che ci sia la scelta precisa a un certo punto di osservare la dimensione immagine perché dice qualcosa di particolare. Noi invece oggi, chi fa il mio mestiere, si trova nella condizione di doverlo fare e di non avere lo strumento adeguato per farlo. Cioè noi abbiamo un tema metodologico grande come una casa. C'è l'esplosione delle immagini che diventano il principale veicolo di comunicazione politica, non sono operazioni che è possibile fare, o l'ho detto, io misuro, quindi non sono cose che è possibile fare in alcun modo umanamente, mi servono macchine, quelle macchine mettono lì tutta una serie di questioni in campo, per esempio ho provato a scriverlo, a mettere alcune delle cose sulle quali stiamo riflettendo noi, l'analisi del contenuto automatizzata, cioè il machine learning su quella quantità enorme di immagini, è meraviglioso, quando vedi queste robe dici, poi è meraviglioso un corno perché uno va a vedere e ti riconosce gli oggetti, no? Ti dici, beh, sai che il cervellone, sai che cervello, cioè poi alla fine poi riconosce le immagini, le facce, come sono messe, puoi capire l'interesse. Ma poi è una cosa metodologicamente interessante che tu stai affidando la ricerca a un algoritmo che in realtà non conosci. Cosa faccia l'algoritmo? Non è che puoi dire che lo sai. Quanto becchi, come becchi? Sì, è tutto un gioco, no? Dentro fuori, proviamo, vediamo se riesce, cosa becca, cosa non becca. Ma è tutto un tentativi ed errori. Vado molto rapidamente su questo, ma poi pensate che la quantità, tutti attenti a vedere cosa succede sui social network, ma la maggior parte di queste immagini cominciano a girare sulla messaggistica. Quindi non la vede nessuno. È interessantissimo che metodologicamente tutto ciò che ci riguarda sempre di più in comunicazione politica in realtà stia cominciando a girare in modo sotterraneo e quindi nessuno la vede e nessuno sa quanto è. Quanto gira in WhatsApp, quanto gira in Telegram, quanto gira in Messenger, cioè un universo di cose che non sai esistere, che come ricercatore non riesci a intercettare. Beh, è straordinario. Cioè, tanto più diventa centrale, e questo era un po' il senso delle cose che volevo dire con voi, no? Tanto più tutto questo diventa centrale, tanto più a noi sfugge la possibilità di farci ricerca.
qualcosa di impressionante. Allora mi veniva in mente questo film che mi piacque moltissimo alla metà degli anni 90, L'Odio di Kassovitz, che inizia con questa scena meravigliosa, no? Il problema è questa persona che ricorda di cadere, no? Piano per piano, e dice qua qui il problema è oggettivamente non è no? La caduta, il problema è l'impatto. Cioè noi siamo come sociologi che fanno queste cose esattamente come nel film di Kassovitz. Cioè il nostro problema non è giorno per giorno cosa pubblichiamo, che cosa riusciamo a fare, perché può anche essere che pagando per bene i dati, poi i dati siano corretti. Il problema non è quello, è che continuiamo a non sapere dove stiamo cadendo, cioè dove impattiamo, proprio perché abbiamo tanta possibilità, ma metodologicamente questa cosa diventa difficile capire dove va a finire. Grazie. Grazie a te. E questa è un'importante sfida. Allora, siamo verso la conclusione, agli interpretanti dei margini della ricerca di Giovanni. Dato che alle 8 ci buttano io, bisogna proprio stare. Io ho tagliato, sforbiciato, tante cose le ha dette. Tante cose le ha dette anche, le hanno dette sulla ricerca visuale, Cavaliere Preso, le hanno dette Luigi, Cecilia, quindi sintetizzo. Devo dire anche che tanti spunti sono arrivati dalle presentazioni degli artisti e mi è venuta molto voglia di riflettere anche nella prospettiva della geografia culturale sul rapporto tra arte e spazio, lo spazio nell'arte. Avete fatto veramente riferimenti molto interessanti per un geografo, Claudio Rottaloria all'orientamento, spazio, sensibilità geografica. Cristina Volto, Renato Grimaldi, tutto il discorso dei luoghi, degli ex voto è veramente molto stimolante, quindi se ci saranno occasioni di approfondire queste riflessioni anche appunto nella prospettiva della geografia culturale mi piacerebbe rifletterci. Ma oggi invece vi parlo del rapporto tra geografia e ricerca visuale molto molto velocemente, e vorrei partire anche da un film, una suggestione, forse alcuni di voi l'hanno visto. Il protagonista di questo libro, che poi è diventato un film, Ogni cosa illuminata, ha l'abitudine di raccogliere oggetti che gli ricordano determinati momenti, luoghi, persone, che ripone in bustine di plastica e che conserva appese al muro nella sua stanza. E il risultato è abbastanza un'analisi della realtà abbastanza ossessiva, ma è molto interessante perché la materialità dell'oggetto, il suo colore, spessore, la forma e il rapporto che lo lega a specifici avvenimenti del passato aiutano questo ragazzo a relazionarsi con il mondo che lo circonda e in qualche modo ad appropriarsene e a costruire il suo rapporto con i luoghi, con lo spazio. E questo film ci fa riflettere su come ci siano tanti modi, tra cui questo originale, di osservare e appropriarci della realtà che ci circonda. Perché se è vero, mi diceva Carlo Goldoni, che il mondo proprio serve a chi non lo sa leggere, è anche vero che ci sono tanti modi per leggerlo, per guardarlo. Allora il percorso che ora sintetizzerò, ma che volevo fare con voi, è un po' riflettere su come la geografia ha riflettuto il passato sul suo rapporto con le immagini, come ha usato le immagini in passato e come le usa oggi. E per questo è importante dire che l'osservazione e la descrizione visuale fanno parte da molto tempo della scatola degli attrezzi, si diceva prima, del geografo e della geografo, e immagine e scrittura, etimologicamente geografia e descrizione della terra, e questa descrizione può essere una descrizione verbale, ma è stata per lungo tempo e continua a essere in molto modo una descrizione visuale. Geografia è stata da molto definita la disciplina visuale per eccellenza, anche se è un certo tipo di rappresentazione visuale molto molto limitato e definito in qualche modo. La geografia utilizza da sempre differenti modi e forme per rappresentare il mondo, e brevemente faccio riferimento a due. La prima è il paesaggio, il concetto di paesaggio, la rappresentazione del paesaggio, e qui penso ad esempio al lavoro di geografo e fotografo Luigi Giri, alla scuola italiana del paesaggio, che ha rivoluzionato, quindi ci sarebbe il modo di discutere a lungo, guardo Luigi, il modo di guardare il paesaggio attraverso la fotografia, il modo di fare geografia attraverso la fotografia. E poi la carta geografica, già Luigi faceva riferimento prima, la carta geografica è strumento chiave, spesso quando si associa la geografia viene proprio in qualche modo anche a volte confusa con la cartografia, la rappresentazione cartografica. Di fatto la carta è uno strumento molto importante che i geografi per molto tempo hanno utilizzato per descrivere e rappresentare la realtà.
E oggi ancora lo fanno, siamo passati dal GIS al digitale, ma di nuovo la dimensione visuale è estremamente importante. L'identificazione della descrizione geografica, quindi il linguaggio cartografico, per molto tempo è servito al geografo per ordinare il sapere geografico e prima ancora della carta il disegno ha avuto un ruolo molto importante in questa disciplina, prospettiva. In questa immagine, attraverso la pittura, viene documentata l'esplorazione delle isole Pitcairn nell'Oceano Pacifico meridionale in una rappresentazione relativamente bucolica e pacificata del rapporto tra marinai, popolazioni locali, insediamenti, interazioni. L'osservazione del territorio, la distribuzione, la regolarità degli insediamenti, la localizzazione delle risorse, proprio attraverso la carta, il disegno, la fotografia, costruiscono per lungo tempo risposte in qualche modo rassicuranti al bisogno di conoscere, descrivere, catalogare che ha il geografo. E in questa direzione la fotografia gioca un ruolo molto, molto rilevante. Questo è un lavoro interessante su cui mi sarei soffermata un po' di più, ma molto rapidamente si tratta di una ricerca pluriennale di due geografi britannici, Philip Driver e Laurie Jones, che è anche diventata mostra presso la Royal Geographic Society e può essere visitata online se avete piacere, e che riflette proprio sul ruolo delle immagini nella produzione di conoscenza geografica e di controllo territoriale in epoca coloniale. Anche attraverso una ricostruzione del materiale visivo prodotto, la storia di tutti quegli uomini e quelle donne, guide, cuochi, interpreti, le cui storie nascoste, si parlava prima di storie di gente senza storia, anche qui questo è un pochino l'idea, e che proprio attraverso la fotografia è stato possibile ricostruire. E in epoca coloniale la fotografia, ha rappresentato un mezzo importante non solo per raccontare questi eventi, ma anche, vi dicevo prima, proprio una fonte per fornire conoscenza credibile e realistica, quasi un'evidenza rigorosa della realtà. E ci dice molto su come a lungo il ruolo delle immagini in geografia sia stato quello di costruire una conoscenza enciclopedica, una conoscenza omnicomprensiva. Parlavamo proprio prima di questa visione positivistica che ci accomuna sicuramente. Oggi, evidentemente, la geografia presa da distanza da questo tipo di impostazione cerca in più modi di mettere in discussione la possibilità di produrre uno sguardo unico sulla realtà e mette molta enfasi sulla pluralità degli sguardi, delle percezioni e anche a proposito della questione cartografica. Quindi qui penso che ci sono brevi sul potere della carta, quindi la geografica sulla necessità di ricostruire la carta geografica, sulle leggende nascoste, sui progetti impliciti nascosti anche nelle cartografie che ci sembrano più innocue, che ci sembrano più oggettive. Proprio perché una descrizione geografica, ce lo dice molto bene Di Mattei, non è mai unica e definitiva, ma può essere sempre ricostruita, riprodotta, ripensata. E la geografia oggi parte dal presupposto che ogni sguardo produca nel tempo e nello spazio una propria descrizione del luogo e di un fenomeno che non è per forza coincidente con descrizioni precedenti o con descrizioni successive o contemporanee della stessa. E soprattutto questo ha portato la geografia, come molte altre discipline, come l'antropologia, come la sociologia, negli ultimi anni, a interrogarsi in maniera importante su cosa significa utilizzare le immagini in geografia in una prospettiva molto plurale, differente. E qui ho provato a ricostruire attraverso una serie di manuali quando si è ricca e articolata la riflessione in questo senso dal punto di vista dell'utilizzo di metodi di ricerca visuale nella ricerca sociale. E ho ricostruito soltanto 3 slide di libri, avrei potuto davvero ricostruire 5 o 6 slide, questo solo per dare l'idea di quanto sia ricco articolata la riflessione. In questa schermata vediamo solo libri che riflettono su quello che poi è stato un po' il mio filone di ricerca, cioè l'utilizzo di metodi di ricerca visuale partecipativi, foto e video nella ricerca partecipativa.
E questo è estremamente interessante e ci porta a riflettere sull'importanza che appunto la ricerca partecipativa, dicevamo, dare voce alle minoranze, diceva Luigi, la centralità della dimensione emotiva di cui parlava Cecilia, la volontà di oltre rappresentazione delle persone di cui parlava Alessandro Perefinotto, abbiamo dato vita alla ricerca visuale partecipativa allo svilupparsi di una pluralità di strumenti che cercano di trovare equilibri tra queste diverse dimensioni via via in maniera originale. Qui alcune appunto, esperienze e momenti di ricerca che vanno in questa direzione e arrivo alla conclusione perché dovrei notare di fare una delle intuizioni che loro fanno sul ruolo di questi strumenti. Chiudo con una nota trasversale all'utilizzo delle immagini nelle diverse discipline. Le immagini della ricerca sociale assumono o dovrebbero assumere le funzioni di mezzi per raggiungere determinati obiettivi. Allora diventa davvero importante in questa prospettiva interrogarsi di volta in volta su cosa attraverso le immagini del ricercatore e della ricercatrice sia migliore per raggiungere la comprensione dei fenomeni e dei luoghi. E per farlo diventa davvero importante utilizzare il rigore, utilizzare le immagini dello stesso rigore che diamo a chi attribuiamo alla maturità di ricerca, che utilizziamo fotografie in cui attribuiamo questionari, interviste, osservazione etnografica. E ho visto molto di questo rigore nelle diverse presentazioni di oggi, davvero nelle diverse discipline, nei diversi modi. Questo rigore non significa non essere creativi, non significa non. È proprio riconoscere l'importanza e la centralità dello statuto dell'immagine nella produzione di sapere e conoscenza e nella sua distribuzione e circolazione. E con questo posso concludere. Grazie mille. Concludiamo con un bravissimo intervento del dottor Cesturiano, di Angeloluca, che è una testa che delusa una piccola scoperta che abbiamo fatto insieme a questa mensa. Benissimo, io sono Margherita Matteis, sono, per chi non mi conoscesse, sono un tecnico della ricerca presso il Dipartimento di Cultura, Politica e Società. Mi sono occupata di ricerca iconografica in campo antropologico, ma in particolare nel campo della maschera folclorica europea e nel campo di alcune figure mitiche medievali, utilizzando spesso le immagini, e, perché danno voce a chi non ha voce, come diceva anche Luigi Gariglio. E a questo punto sono stata chiamata da Sergio, ho avuto una chiamata e sono stata coinvolta in questa bella avventura che è stata emozionante per tornare a un termine che è comparso molto spesso. E allora vorrei dire questo, che tornare appunto alla nostra domanda iniziale, no? Se l'arte, se la ricerca artistica e se le immagini, se le opere d'arte e la ricerca scientifica possono fecondarsi. E il rapporto fra l'opera d'arte e il pensiero scientifico è un tema che nella logica del lavoro che presentiamo, che abbiamo presentato, si è posto già agli albori della storia dell'Occidente. Alle origini della nostra civiltà, con la scoperta del logos, la ragione che si fa linguaggio, esplode un dissidio fra la poesia e la sofia, il sapere razionale. La poesia, intesa come parole, musica e danza, era l'espressione del mito, della cultura orale, antecedente all'invenzione della scrittura alfabetica. E Platone dedica alla critica e alla condanna della poesia non soltanto un intero dialogo, lo Ione, ma il capitolo terzo e decimo della Repubblica, per concludere sulla necessità dell'espulsione della poesia e dei poeti dalla Repubblica della Ragione. La poesia, la musica, la danza, per Platone appartengono al mondo del sensibile, che si contrappone al mondo dell'intellegibile, producono emozioni e per questo motivo possono distogliere dalla comprensione e dalla descrizione razionale delle cose. Successivamente, però, l'allievo più importante di Platone, Aristotele, nella poetica sente il bisogno, pur fissando una differenza di statuto tra la poesia e l'ambito della ragione, di riconciliare poesia e logos, definendo la poesia ancella della filosofia. Se la filosofia è basata sull'argomentazione, sulla logica dimostrativa, la poesia è prolifica di visioni e di emozioni. In questa prospettiva, la poesia è per estensione ogni opera d'arte, attraverso la provocazione estetica, produce interrogazioni, suggestioni, punti di vista che allargano i confini delle conoscenze e del pensiero, per così dire, sfidando la scienza a interrogarsi e a dare delle risposte.
e un'integrazione dialettica, nel senso che opere d'arte e ricerca scientifica parlano tra di loro e si confrontano. Avrei voluto presentarvi il percorso, raccontarvi la mostra, ma forse non ce la facciamo. Ci sono dei segnali, quindi ci stanno cacciando. Comunque, ringrazio tutti per la grande suggestione. Proseguimento di questa riflessione collettiva, se incontrerà il posto dell'ambiente, il vostro interesse a fare con questo insieme, questo passo avanti, aggiungendo anche il comunque oggi non ero qui, c'è qualche ragione che fare, essere interessato. Grazie ancora a tutti per questi bellissimi contributi. Grazie.